Quindi, abbiamo iniziato da poco e non so come, ma i fotogrammi persi da 13% sono diventati 11%. Non so come, non so perché, non chiedetemelo, io non capisco che cosa, come funzioni OBS, non lo capirò mai, però se già diminuiscono i fotogrammi persi, per me va così. Signori e signore, bentornati sui tre alberi. Signori, potete smutarvi. Vi do. Ah, Buongiorno. quanto sono Ah, belli ma questi miei buonasera. giocatori. Se... Oh no, Facciamo prima c'è un check. Benjamin. C'è Benjamin. Beh, una volta hanno incontrato Ben. C'era Benjamin nel locale. Benjamin nel suo Insomma. bellissimo doppiamento. Sì. Esatto. La Santo cielo. fossetta sul Sembravo mento. La cos'altro. fossetta sul mento. Chiedo ai. Agli spettatori, come si sente l'audio oggi dei giocatori e del master, nonché la musica? Come si sente? Siamo decenti oppure devo smanettare di nuovo per portare questa live Leo dice bene. Facciamo una prova. Ci Perfetto. A fidiamo di te quale culo? adesso. A Leo quale ci fidiamo. culo? A quale Sono culo? letto culo. Sono sicuro che ci stia guardando da un computer con le cuffie mega potenti. Quindi noi ci fidiamo di Leo. Angie è Nel dubbio, diventata la quale signora culo? Wright. Vendetta. Si vede che non sei stato attento perché era già dalla scorsa sessione la signora Wright. E infatti. E Bene, dai. signori, direi di non. Visto che è già tutto bello settato e siamo in orario, nonché i fotogrammi persi Strano, ma stanno vero. diminuendo, stanno veramente diminuindo. Io non so come sia Ottimo. possibile, però No, non va dirlo troppo ad alta voce, Sanni. Non dirlo. Va Esatto. benissimo, sì. Non dirlo. Dunque, direi Giusto. di ritornare all'avventura come l'abbiamo lasciato prima. I nostri eroi si sono divisi andando ad investigare ognuno in diverse zone di Londra. Arawan, Caino e Crispino sono andati a cercare il capo dei Gigliafilati, incontrando però una. No, il capo dei Gigliafilati, il capitano Dolaker, non è affatto desideroso di aiutare i nostri eroi, nonostante siano essi provvisti di una prova inconfutabile del fatto di essere stati mandati dal concilio. Smettete di scrivere Arwan Kenobi, altrimenti vi uccido. Nel mentre il Sirenide e la Centaura sono andate ad investigare per le strade di Londra, incontrando un mezzo fatato che all'inizio, insospettito dal loro fare domande, anche un pochino spaventato per la propria libertà, per i propri affari del tutto legali, ha loro raccontato cose, informazioni un po' sparse, dando però a loro come indizio, se si può chiamare così, il fatto che uno di loro, un mezzo fatato, è accompagnato sempre ultimamente da un certo ragazzo molto grosso e con una particolare pelle molto coriacea. I due sono tornati ai tre alberi solo per trovare soltanto il signor Benjamin. E non trovare alcuna traccia del ragazzone che probabilmente avrebbero voluto interrogare. Siamo ai tre alberi, prego. Siamo di nuovo sotto i nitidi. No, no. No, Ci sono siete loro due, ancora. teoricamente. Per ora sono Crispino, sei soltanto ancora lì che Calypso. stai guardando le carte? No, tipo, sarei usciti a questo punto.
Sì, ma comunque la strada la dobbiamo rifare. Appunto. Esatto, sì. Più poi ci incontriamo, guardo, credo. Per ora guardo sono Calypso. Soltanto... Io guardo Calypso. Possiamo tornare nelle nostre forme normali adesso, vero? Dimmi che possiamo farlo, ti prego, non ne posso più. Beh, oddio, qua dentro immagino di sì. Non credo che ci siano problemi. E gli dico il Benjamin che... Benjamin, quelli mangiavo. E torno sirenide, non ne posso più di essere un essere umano. Comunque Sunny, dicono di abbassare un pochino il sottofondo. La musica? Già, sì. Perfetto, ok, abbassata la musica. E niente, torno sirenide e vado a sedermi, perché la vecchiaia si è iniziata a farti sentire. Beh, qui quel tizio di cui ci ha parlato non c'è. Come vuoi continuare? Vogliamo aspettare gli altri tre scappati di casa o vuoi avventurarti da sola in questo mondo orribile? Magari possiamo chiedere informazioni alla ragazza poco gentile che di prima. Prego, prego. La ragazza poco gentile. Con lei rischio di mangiarmela, non voglio. La ragazza poco gentile in questione vi sente dire queste cose, nonostante non alzi mai lo sguardo da quello che sta facendo sul cellulare. E non ovviamente Calypso dice... non si è Calypso non ha minimamente visto che era lì, quindi le ha parlato normalmente come se non ci fosse. Ma anche Umbris non ci ha fatto per nulla caso se c'era lì Eloise oppure no. Percezione meno 20. Si chiama vecchiaia. Si chiama cataratta. Lei sta lì con per che te guarda male. Il suo cellulare, guarda lì il suo cellulare. Mi sento. Qualcosa mi dice che dobbiamo abbassare i nostri toni. Ma non mi dire. Ma... Quindi, ma guarda, cosa avete bisogno? Come dire, ci hanno indicato che un tizio grosso dalla pelle strana potrebbe saperne qualcosa di più su quello su cui stiamo indagando. Con la pelle strana? Sì. Tesoro, dal mio punto di vista, voi tutti avete la pelle strana. Era questa mattina. Ah, Dave. Se quello sono? Sì, è un'abitudine. Se volete sapere dov'è, io non ne so niente. D'altronde non esco mai da questo cubicolo. Se volete saperne qualcosa, c'è Benjamin. Mi avvicino a sto Benjamin. Faccio un cenno tipo di ringraziamento. Hello, e mezze scuse per quello che ho detto prima, perché proprio non me ne sono accorta, però. Che col cazzo che mi avvicino, manco gli chiedo scusa, sta qua, proprio odio reciproco. Lei, la camomilla le è servita, grazie al cielo, perché l'unica cosa che fa davanti al vostro sdegno è semplicemente alzare le sopracciglia, roteare gli occhi e tornare a quello che stava facendo. Davanti a voi, seduto su un tavolino del locale, c'è Benjamin,
È un leprecauno, una grossa fossetta ed è il classico leprecauno, capelli rossi, lisci, lasciati liberi di cadere sulle spalle, ma non ha una barbetta come si aspetterebbe da un leprecauno. È solamente vestito di toni di verde, un grosso cilindro in testa e una pipa che tiene tra le mani e a volte svapa, per così dire. Scusa Sani, ma mi si è lasciata in testa l'immagine del trono e muore con il bimbo la faccia di culo. No. Aiuto. Comunque grazie a Dazzard per il follow. Non ci pensare. Troppo tardi. Andiamo avanti. Ma andiamo avanti. Si è rotta Angie, a posto. Niente, l'ho perso. Ecco, l'ho rotta. È bastato tirare fuori Benjamin. Bimbo faccia culo. Dovrà bere la mia acqua. Sporca. Mi avvicino comunque a Benjamin. Se mi nota, gli faccio tipo un cenno. Sì. Lui sta sorseggiando una birra. E non appena gli fai un cenno. Oh no. Ah! Salve, signorina. Vuole che le offro qualcosa? No, grazie, sono a posto così. Piuttosto, so che stamattina era qui con un tizio abbastanza grosso con la pelle strana. E mi ha detto di cercare lui. Il mio collega? E che cosa dovreste volere da lui? Non si sarà messo nei guai di nuovo? Credo di no, vero, per lui. Però sa delle cose che noi cerchiamo, a quanto ho capito. E che cosa cercate esattamente? Guardo Umbris tipo, help, aiutami. La realtà, con tutta la veemenza di un vecchio elegante con bastone, mi alzo, vado a sedervi vicino a voi. Beh, che dire, diciamo che appena arrivati qua abbiamo avuto la piacevole sorpresa di essere attaccati. E secondo una fonte attendibile, il suo amico ha in modo a che fare in modo indiretto, positivo, devo sottolineare. In modo indiretto. Positivo. O diretto, visto quanto era grosso, probabilmente uno che fa male. Ma no, Calypso, non credo. No, forse mi sbaglio. Vai a giudicare. Le persone dal fisico possono rivelarsi quelle più o meno pericolose. Sentite, distinto signore, distinta signorina. Io capisco che le vostre indagini siano molto importanti, ho avuto modo di sentire i vostri discorsi con la signora Eloise. Signorina! Ma vi posso assicurare che il mio amico Dave, il mio collega, non ha assolutamente niente a che fare con questa storia. Certo, uno si aspetterebbe che mezzi patati possano essere dei criminali e basta, ma... Non si ride, non può fare due chiacchiere con questa persona? Per conoscerla. Fatemi un persuasione. Porca puttana, ti odio! Vediamo subito dei dadi volare, guarda. Comunque Sunny ha detto tu che di solito i mezzi fatati sono criminali, quindi lui è giustificato. Bene, sì. Pronta Anna? Pronta a fallire? Aspetta. Vediamo, persuasione.
Sì, prontissimo. 3, 2, 1. Dai. Uso un Penny. Uso un Penny. Ok. Siamo? Signori! Fermi! Questo merita uno sculo! Questo merita uno sculo! Benny ben speso! Questi sono 3 successi quasi 4. Ha fatto un 15! Sono 3 successi quasi 4. Un 15 con uno di 4. Madonna! Mi dà anche le chiavi di casa adesso! Esatto, unità di quella miseria. No, meglio non poteva andare. Vedi, ma meglio vedi, non poteva andare. Vedi, le persone anziane hanno carisma, si sa. Allora, facciamo così, visto che voglio essere buona, visto che comunque Calypso ha fatto un successo. Facciamo che ti ha dato un più uno e hai fatto 4 successi. Che 3. Puttana. Infatti. Perché avete fatto entrambi facciamo che Calypso ha fatto ha dato tutto. Voglio essere perché questa azione merita e ti vai, pigli vai. Un Benny per quello che mi riguarda. Oh, torno a 3, che bello, wow. Non l'hai speso, visto? Non l'ho speso. 15 naturale. Conoscono gli altri, partono gli insulti, adesso cos'è sta storia? Ma perché tu sei... Perché tu lo fai sempre, noi una volta ogni tanto. La nostra è un'occasione, la tua è una costante. La tua è una costante del merda, del manga. Benjamin sta lì in silenzio per un po'. Guarda Calypso che ha un'espressione sincera, lo vede. Non gli sembra che abbia delle cattive intenzioni verso Dave. E stessa cosa vede Numbris, anche se più che essere uno sguardo sincero è uno sguardo di puro disinteresse. Lui è abituato a vedere negli occhi degli altri fatati quella mancanza di fiducia che riservano soltanto i mezzi fatati e quel momento non ne vede nei vostri. Ok, come volete. Vi dirò dove potete trovare il mio amico Dave. Solitamente a quest'ora aiuta il suo amico a girare per Hyde Park. Nel parco. Interessante per le mie vecchie ossa. Una bella camminata farebbe bene anche. Oh, ve lo consiglio. C'è anche un bellissimo laghetto nel parco. Peccato non poter fare un bel bagno. Vi consiglio però di non fare troppe domande e cercare di prenderla larga con Dave. Non è un tipo che sta a tenere a freno i bollini. Guarda, a me personalmente non piacciono le persone che girano intorno alle cose e lancio un'occhiata a Eloise là dietro tipo e il mio sguardo ritorna su Benjamin, quindi probabilmente andremo d'accordo, credo. Lo spero per voi. Io comunque non vi ho detto nulla. Non si preoccupi. La mia vecchiaia fa dimenticare molte cose. Qual è il suo nome a proposito? Faccio l'occhiolino. Benjamin Freeman al suo servizio. Per il giusto compenso. Non lo tocco e faccio solamente un leggero inchino. Mi dispiace, ma so che questo... Non è un tipo fisico, No, è che so che queste...
metallo qui può fare molto male a voi. Quindi preferisco evitare queste ferite. Lui ti guarda strano. Ah, il colore mi aveva tratto in inganno. Non si preoccupi, è meglio che io avverta. Non credo. Bene, io, con vostro permesso, tornerò alla mia birra, signori. Alla prossima. Non si preoccupi. Ricordiamo qualche altro scappato di casa e poi faremo un giretto col bel parco che ci ho detto prima. E con questo vi separate dalle precauno. Come passate il tempo che intercorre tra questo momento e fin quando arrivano gli altri? La vasca. No. È andata a farsi il pisolino pomeridiano. No, non è ancora ora di pranzo. Forse lo faccio dopo mangiato. Forse. Se dipende se ho dormito poco. Se ho dormito male dalla notte. No, io sto lì tranquillo. Mi sposto dal tavolo per lasciare la privacy di Benjamin. Me ne ritorno in un angolino tranquillo. A guardare tutto tranne Louise, sottolineo. È importante. Tutto tranne Louise, perfetto, magnifico. Sì. Qui c'è Louise, qui c'è lo sguardo di Umbris. Esatto. Idem io, mi allontano da Benjamin. In realtà gironzolo un attimo per il locale, guardo cose. Non guardo Louise, però guardo cose. Verina. Una domanda. Cioè, effettivamente il locale, i tre alberi, è un locale molto piccolo. Tu non diresti che possa contenere molte persone al suo interno? I tavoli sono pochi, le sedie anche. Non c'è molto da vedere effettivamente, solo la porta dello sgabuzzino. Quello della cantina, quello del tavolo. E una volta che ho finito il mio giro turistico per il locale, mi siedo e fisso il tavolo perché non ho nient'altro da fare. Chiaramente tutto questo comunque restando in forma umana, perché si sa mai. Sì, sì. Capito. Occupo troppo spazio altrimenti. Io porcazzo torno nella mia forma sirenide. Porcazzo, odio gli umani. Vuoi da mangiare e basta. Allora? Siamo vivi. La cam. Okay. No, mi si era frezzato per un momento, ho dovuto spegnere e riaccendere. Avvisami quando lo fai, altrimenti mi viene un coccolone. Ma anch'io, non credere, mi sto preoccupando. Allora, Eloisa ti guarda, cerchi qualcosa? No, in realtà aspettavo gli altri a questo punto. Dove sono andati gli altri, a proposito? Sono andati dai... riaffilati? Com'è andata? Non lo sappiamo. Tipo, la guardo come dire, è ovvio che non lo sappiamo visto che noi eravamo altrove, ma va bene così. Se ci eravamo beccati, eravamo arrivati insieme. No. Tipo, voi manca tipo 20 minuti prima di arrivare a roba simile. Più o meno. Vi siete separati? Beh, certo. Va bene. Avresti visto me e Umbris degli affiliati? O come cavolo si chiamano, sì? Sempre meglio di vedere soltanto Arwan.
dai gigli affilati. Beh, almeno lui non ha avuto brutta esperienza con quei tizi. E qua ti sbagli, Calypso. Potrebbe averli avuti, ma non li ha detti. Beh, però mi sembra uno che comunque sta a parlare e... credo. Anche se in effetti ha fatto più danni che altro. Lo prendiamo solamente quando... E in questo momento, proprio mentre Calypso dice anche se ha fatto più danni che altro, tornano i nostri tre membri del gruppo. Io però sulla strada volevo fare altro. Sulla strada del ritorno. Ok. Turn back. Cosa? Torniamo indietro. Banalmente, entrare in un negozio punto JPEG, comprare due telefoni, due SIM. Madonna. Guarda, la sua ricchezza in faccia. Ovviamente sì. Telefoni 3310, che sono la cosa più semplice da usare a questo mondo. Mm-hmm. Ok. E poi volevo chiedere a Crespino. Quindi hai scoperto qualcosa? Scriveva come un dottore, non si capiva molto. L'unica cosa che ho capito, che ho letto, c'è un certo posto. Southwark Bridge. Me lo ricordo, credo di esserci passato qualche volta. È un ponte nella parte centrale di Londra. Ma non so se c'è qualcosa di interessante da quelle parti. Tu ne sai qualcosa? Master, io ne so qualcosa. Tirami un conoscenze. Andiamo di conoscenze comuni. Non ho un caso. No, non ne sai assolutamente niente. È un come è giusto che sia, non sono di Londra. È successo? Cos'è quel nulo? Wow. Wow. Posso fare anch'io perché io sono di Londra e vorrei capire, cioè, magari ci sono passato. Se posso fare anch'io il tiro. Tirami anche tu un conoscenza. Vediamo se ti ricordi qualcosa. No. No, no. Il mio al contrario. Non ne sai assolutamente niente. È un ponte. Basta. Non ne sai niente di più. In ogni caso, mi hai detto che vuoi entrare in un negozio .jpg e prendere un cellulare. Sì. Giusto? Ha detto. 2 3310, sì, sono 50, sono 50 euro a cellulare quelli nuovi dei 3310. Ok, quindi segnati meno 100. Meno 100 sordi. Io mi perdo nel negozio. Non c'è problema. Che ricco. Siamo noi quelli che dobbiamo fare. Dobbiamo tenere conto dei soldi. Lui vuoi anche dirgli: va bene, hai preso, fine. Intanto... Allora, per farvi capire agli spettatori, adesso sono a quota 761.758 dollari. Vabbè. In tasca. Master, non è metagame, ma faccio. Provo a rubare, a fare l'arte del furto su Arawan, casualmente. Non posso farlo. Beh, ci sta, perché no? Tu praticamente vedi... Vedo il portafoglio pieno? Tu vedi le carte di credito. Allora... Tu lo puoi fare, perché se vedi che lui sta pagando queste cose, vedi tutte queste cose... Puoi farlo se per mi riguarda. No, però non lo conosco così bene da servirgli cose ancora. Ah, hai detto anche che sei bravo a costruire cose? Sì, infatti vedi che Crispino è lì che si perde a guardare le cose tecnologiche. Dice, oh, questo con questo! E quindi sono lì che sto guardando. Io ti tocco la spalla. Hai detto che sei bravo anche a costruire cose? Aspetta. Oh, questo è nuovo? Perché potrei avere qualcosa da farti costruire? Oh, costruire? Lì mi giro. che cosa vorresti? Quanto te ne intendi di tecnologia umana?
laser. Quanto te ne intendi? Un numero tu che varia dallo 0 all'1. Tu te ne intendi quel tanto che ti basta per costruire qualcosa di esplosivo, qualcosa... Tu sei un fottuto MacGyver, tu puoi effettivamente fare tutti gli oggetti improvvisati. Improvvisare un oggetto che simuli la funzione di un oggetto meccanico. Perfetto. Quindi dico, ma sono esperto. E niente. Vale. Ciao Kill Dragon. È molte cose. È vero, ma... Sì, me la cavo. E tu cosa vorresti di preciso? Io torno dentro. Prendo un altro paio di telefoni. Altri 50 che vanno. Altri 100 che si vanno. Torno fuori. Glieli me li metto giù. Da questi in teoria dovresti riuscire a fare due cimici e un trasmettitore. Un po' schifata a vedere. Ho rotato il 10, cioè, l'ultimo modello. Sarà qualcosa di più? Guardo nella borsa, provo se ho qualcosa tipo cimici o qualcosa che potrebbe essere elettronico, tipo comunicatore, qualche... Qui mi intrometto io. Non mi sembra il caso di parlarne e farlo davanti. Anche devo davanti che... per a parte essere davanti al negozio, ma sì, anche semplicemente vedere un paio di persone smanettare con dei telefoni in piena strada, in pieno giorno, è un po' sospetto, non credete? Giusto osservazione, metto via i telefoni e continuo. Grazie a papà per il telefonino! Evidentissimo! Aspetta. Intanto, domanda per il master. Asmetti, mamma, che cos'è questa vocina? Mamma! Oh shit! Facepalm. Non è niente, tesoro, sarà un cellulare, un qualche video nella tasca di quel signore. Ma era una voce, sono sicuro. Mi chiamo Pirla, sono un gattino. Io sono sparito. Sono una stella. La luce. E me ne vado. Domanda. Dove te ne vai? Che tu sei nella sua felpa nascosto, altri che non puoi farti vedere. Mi torno indietro. Che giornata faticosa. Allora. Ed è appena iniziata. Già. Speriamo che gli altri abbiano scoperto qualcosa. Quindi torniamo ai tre alberi. Principalmente per lasciarlo smanettare. Poi se incontriamo anche gli altri, aspetta, sono sotto la felpa di Aro. Sì, non smanetto lì sotto io. No, appunto, stiamo andando ai tre alberi principalmente per far smanettare Crispino. Poi se incontriamo gli altri, meglio. Che detto così? Ma andiamo a fare. Vabbè. Va bene. Direi che andate e arrivate proprio quando Dipso dice quelle cose. Aprite la porta dei tre alberi. Senza fatica per aprire la porta. Qualcuno mi aiuti? Oh, grazie. Mi tolgo la felpa, ovviamente. Montate Crispino insieme. Sì, felpa e Crispino insieme. Vedete solo le gambine. E oh, mi vado a sedere al tavolo dove vedo Calypso fissare verso il basso il tavolo e Umbris.
Allora vado, esco. E faccio scorrere uno dei telefoni proprio sotto gli occhi di Calypso. Grazie. Credo. Almeno possiamo restare in comunicazione se dovremmo separarci di nuovo. E passo l'altro a Caino. Yoink. Vediamo che me lo segno tra l'equipaggiamento, va, prima che me lo segnalo, sempre poi devo tirare fuori la scheda anch'io. Scheda qua che tengo offline. Bene, avete scoperto qualcosa? Sì e no. Ho fatto una certa passeggiata a... com'è quel posto? Park... Benjamin, com'è che si chiama quel parco? Hyde Park? Mi giro verso Benjamin. E lo saluto dal tavolo. Si fa un cenno e torna a bere la sua birra. Con muso. Ma rispondi! Sì, ma rispondi! Guardo Calypso in realtà. Calypso, al park. Quello. Per incontrare l'amico di Benjamin. Quello con le squame strane, cioè con la pelle strana. Ah, Dave, sì, ho il numero di telefono. È tutto sto casino per niente, ma porca miseria. Lui ride sotto i baffi, c'è Calypso Benjamin che ride sotto i baffi. Vedi Calypso che si butta letteralmente sul tavolo con le mani lunghe, tipo... Chiamalo, allora fallo venire qui. Beh, se sta lavorando non penso possa venire qui, ma... Possiamo dire che stiamo andando lui. Esatto, almeno ti sa prendere la posizione esatta di dov'è, non dobbiamo cercarlo inutilmente per tutto il parco. E tira proprio mentre... il suo... No. Mentre noi abbiamo trovato, possiamo chiamarlo, un muro tra Egili Affilati. Sembrano più razzisti di te, Indico Umbris. Oh, se ne vuole per essere più razzisti di me. E beh, però siamo usciti comunque a scoprire qualcosina e mi giro verso Crespino. Ho letto tra i fogli del capitano, come si chiamava? Falafel. Non mi ricordo come si era chiamato, quindi sì, continueremo a chiamarlo Falafel. Che di un luogo, Southwark Bridge, dovrebbe essere un ponte, ma non ci sono mai stato, quindi no. Non so se c'è qualcosa di importante. Posso fare un tiro di conoscenza comune anche io a questo punto? Vai, esatto. Vai, tira. Io poi vado avanti. Io scelgo l'opzione migliore, alzarmi e andare a chiedere ad Eloise poi. Calypso, ma no. Vabbè. Tutti qua. C'è bisogno. Siamo qui da 2 giorni, tutti sanno dove sto ponte. La faccia di Sarmi. Io Snake Ivo, quanto vogliamo scommettere? Loki, allora... abbiamo la luce del signore. Hai ragione. Allora, Calypso ha fatto 2 successi. Invece... non doveva tirare anche Loki? No, io no. Oh, io non avevo mai... Allora, ne so io! È uguale! Prova, magari sai... Magari è in Florida, fino all'altro ieri. È del Florida, dov'è? Allora, io ero in un'altra regione. Che cosa cacchio ne so della Terra? Perché io sono in mare 1000 volte. Tu sai di questo ponte ben poco. Ovviamente non sai che cosa dovrebbe avere a che fare con gli ultimi eventi successi a Londra. Ma tu ne hai sentito parlare, in special modo da Adele, per via del fatto che lei è fissata con il Globe Theater. Lei ti ha praticamente... Il Globe Theater è
è il teatro shakespeariano di forma circolare, in cui si tengono alcune rappresentazioni teatrali degli scritti più celebri dello scrittore. E Southwark Bridge è proprio ci passa accanto, quindi lo conosci per quello. È il ponte su cui si affaccia, comunque abbastanza vicino al Globetrotter. Semplicemente spiego questo anche agli altri. Se c'è una cartina, probabilmente riusciamo ad arrivarci più facilmente. La faccio apparire. Google Maps. Ci penso e basta, la faccio apparire. No, non funziona. No. Perché? Io intanto vado da Eloise per chiederle. Southwark Bridge, sai cosa se è successo qualcosa recentemente? Ti guarda. Mi hai preso per un reparto informazioni o qualcosa del genere? Sanni, Sanni, fermati. Qua qualcuno ha detto, Leo ha detto che c'è stato... Sì, c'è stato un piccolo crash, ma è tornato. Quindi tranquilli. Ok. Che si sono persi? No, era crash di pochi secondi. Ok, allora. Ricaricate, ragazzi. Okay, siamo tornati. Ok, ricari. Ora. Figlio di infarti io, pensa Sanni. Madonna, che ansia. Okay, è arrivato due volte il messaggio. No, niente, scusa. È stato qualche secondo prima. Non ci sono persi nulla. Sì, credo. Siamo tornati live. Vero. Mi sa che dovrò unire i due video quando. È proprio poco. Vendi dice che non ha visto nulla. Infatti è stato di poco secondo. Però Discord ha mandato due avvisi, quindi... Speriamo bene, vedremo poi quando ricaricherai. Speriamo. Comunque... Tornando in mood. Tornando indietro. Mi hai preso per un reparto informazioni? Beh, su queste cose sì, a quanto pare Agat ti ha detto più o meno tutto, dato che sapevi anche dei folletti. Allora, io non so dove si trovi Southwark Bridge, so che magari qualcosa può essere successo là attorno, ma non dove si trova Southwark Bridge. Esattamente, non voglio sapere dove si trova, voglio sapere se è successo qualcosa in quella zona. Non lo so, va bene? So che... Agat mi ha detto che sono successi dei casini là attorno, come in altre parti di Londra, ma i gigli affilati non ci dicono niente perché sono dei... Ho bisogno di un'altra camomilla. Faccio per una tazza di camomilla fumante là davanti. Video Grazie. Di gattini, Eloise, video di gattini. E me ne vado. Quindi basta che apra home di YouTube. Beh, possiamo fare prima fare una cosa. Una mappa di Londra, no? Sarebbe utile, in effetti. Apro Google Maps. Qual è il più diavolerie. Vicino? Qual è più vicino, Sanni? Cosa? Il parco Southwark Bridge, qual è il più vicino? Scusatemi. Ok, il primo dove andiamo. Allora, più vicino a voi, rispetto a dove siete, voi siete nella zona di Angel, una delle zone più periferiche di Londra, vicino a Islington. È più vicino Southwark Bridge, scusate. Solo per il fatto che è in linea con voi. È praticamente, voi dovreste semplicemente andare verso sud e in pochi minuti ci siete. Neanche una trentina di minuti arrivate.
E invece piccoletto, per quello che ti chiedevo prima, Aaron, tu hai il numero di Dave? Sì. Hai il suo numero? Sì. Ok, questo devo chiedere al master perché non so posso farlo. Potrei fare tipo i poliziotti, quando fanno le telefonate molto lunghe riesci a capire la posizione dove sono le persone. Alla Google, come Google Map, quello sarebbe, sì, un tiro di hackerare. Quello sarebbe un tiro di hackerare. Ok, quindi lo rischierò. Sì. Perché? Ma no, non fare così! Io lo so che tu vai a hackerare su quella. Vuole fare. Le... Quanti successi? Quanti successi? Però io lo aiuto, gli modifico il cellulare. Però non lo uso, basta che lo chiamo, Dave, siamo amici. Ormai, quindi... Ok, allora se siete amici. No, siamo amici. Vuoi provare a chiamarlo allora? O andiamo direttamente a. Magari più tardi, quando abbiamo risolto al ponte, vediamo quanto tempo ci mettiamo. Magari può essersi anche spostato nel tempo che andiamo e risolviamo tutto. Possibile. Ma... Allora, mi dici, intanto vuoi che modifico qualcosa sul cellulare? No, devi trasmettere. Specie trasmittente e cimici. Devi farle diventare il più piccole possibile, le cimici. Piccole, piccole. Master, con quello che ho, posso, con quello che ho rifugiato in giro? Tanto al massimo te lo controllo. Potrei provare io, a fare delle cimicine. Dipende, che tipo di approccio, che tipo di approccio hai con questi due cellulari? Allora, cosa fai esattamente? Cosa ci fai con questi due cellulari per creare una cimicina? Allora, dipende se gli serve il cellulare, chiedo a Arwan se effettivamente ti servono, perché allora uno lo terrei intero e l'altro lo smonterei e prenderei i pezzi elettronici appunto per fare e magari basta che possa comunicare con uno di quelli e indico i due che ho dato a Kaino e Calypso. Quindi ne hai due in più. Io ne ho quattro. Quindi potrei usarli. Ok. Quindi intanto ne smonto uno e prendo i pezzi... quelli lì che dell'audio e i pezzi elettronici, ad esempio i fili, e provo a saldarli. Ok, fammi un tiro di riparare. Però ne provo con uno. Riparare? Fammi un tiro di riparare. Io posso aiutarlo con in un altro modo? Dai, dimmi come vorresti aiutarlo. Con hackerare, lui fa la parte tecnica e io faccio la parte che gestisce la comunicazione. Perfetto, allora lo vuoi aiutare programmando per lui la cimice. Lui fa la parte meccanica. Faccio la struttura e lui. La struttura, lui invece fa la parte più da codici. Da codici, perfetto. Dai, tirami. Vai, proviamoci. Prima... Ok. No, no. No, non vedo. No, raga, no, incorniciate, vi prego. No, aspetta, devo fare una cosa, devo fare ragazzi, è successo, ho fatto uno Snake Eyes. Ha fatto uno Snake Eye. Il nostro succede anche sculo Eru ha fatto uno Snake Eye. Oh mio Dio, non ci credo, è impossibile. Questo siccome era un tiro, non è vero, non succede. Siccome era un tiro di supporto, decidiamo. Tu sì, io no. Voglio andare a vedere e supportare, visto che ha fatto meno un due, fallimento critico, hai un meno due. Meno due. Succede. Sul 6 è un 4. Quindi sì, è un 4, un successo. Comunque, quindi ci riesci. C'hai una 5, ma non è ancora impostata per essere già collegata agli altri cellulari. Deve essere comunque codificata deve essere comunque programmata per riuscire a mandare le informazioni agli altri telefoni. Io lo spiego ad Arwan e gliela lascio. A questo punto ci riprovo a riprogrammarla. Giusto. Tanto al massimo ho sparato qualche codice, ma basta che esplode, dai.
Allora, la scena è stata questa. Praticamente Crispino era, si era messo lì a cercare di collegare tutto quanto lì con il suo cappellino per cercare di saldare queste cosine. Di saldarlo alla bene e meglio, e Arwan da sopra la spalla che continuava a dirgli perché così codici cose, ti stava ubriacando di termini tecnici. Non te ne frega un cazzo, perché a te non te ne frega un cazzo, ma ti ha talmente ubriacato di questi termini tecnici da programmatore che tu stavi per fare un casino. Tu stavi per fare un casino. Però alla fine ce l'hai fatta, è una cince. Non è l'opera migliore, ma la prendo, provo a programmarla di nuovo. Io lo chiamo, secondo me faccio un altro Snake Eye. No, dai, è impossibile. Prendiamo solo Radio Maria con quella cimice. Lo sento. Infatti, non è un successo, ma neanche uno Snake Eye. Quindi, se vuoi, poi. Ma posso usare un Benny. Infatti, puoi usare un Benny. E ritiro solo un dado col Benny, giusto? Sì, no, ritiri tutti e due. È come se ritiri. Non l'ho mai capito. Signori, ce l'hai fatta. C'è ragione. Oh. È tornato. Bello. Siamo tornati alla normalità. Doveva girare ancora il motore. Doveva girare il motore. È un diesel. Perfetto. Se prima eri tutto occupato a cercare di fare il grosso, cercare di inculcare qualche nozione di programmazione al povero Crispino, ora che ce l'hai in mano la cimice e che hai visto come è stata costruita, riesci in 4 e 4 8, cioè neanche 5 minuti cimice a programmarla, è pronta. Perché in realtà il problema non era la cimice, perché quella le indicazioni erano giuste. Il problema è che, dato che sto dando indicazioni, non mi ero accorto che avevo programmato un loop infinito sul ricevitore, e quindi... Oh no! Cazzo! Che bello capire che sta dicendo. E quindi ho tolto. Ok, adesso funziona. Bene. Mi giro verso Crispino. 25! Batto il 5. Stasera abbiamo del lavoro da fare. Anzi, stanotte. In che senso? Cambio super voce, tono. Basta, in che senso? Ne riparliamo a South Park Bridge. E capo. Prego, gli occhiali a sole, un tizio era lì. Fammi un percezione. A chi? Yes. Yeah. Addio. Chiunque voglia farmi percezione. Ma percezioniamo. Okay, tutti. Ma solo tra loro o in generale? Possiamo farlo tutti, il tiro? Potete farmi okay. Percezione. Allora, alzi la mano chi la vuole fare, direi. Tutti. Ma ancora io, quindi a sto punto cos'hai capito? Sì, era pure notare un bris che ha fatto 1 e 11. GG anche per Rodriguez, quindi porca miseria, cosa? Fermi, ma non ha fatto 12.000. 3-11, perfetto Stanley, alzo il counter di 3. Okay. Vabbè, io e Crispino ci guardiamo negli occhi. Sì, noi siamo lì. Quell'altro ha sentito anche i sciacquoni. Che tra l'altro sono 3-11. Sì. E questo è bello. Cioè, che bello, è come se lo Snake Eye di prima abbia chiamato questi tre tiri. Vedi. Tre fratelli, tutti su di 6. Mi sa che l'episodio di oggi si chiamerà Sculo. Sì, palesemente. Sculo, tra parentesi, Eru. Bene. Eru, ma non solo. Ma non solo. Oh, mio Dio. Ti prego, sì, voglio quel titolo, esatto. Bene. Voi tutti ora siete seduti e Arwan dice questa cosa. Stanotte abbiamo un lavoro da fare a Southwark Bridge. E Calypso e Crispino sono tranquilli, si guardano praticamente negli occhi,
che Spino cerca di capire effettivamente qualcosa, guardare le intenzioni di Calypso, i suoi piercing di legno. Calypso allo stesso modo guarda questo, il cappello di questo folletto. È lì che si scaccola. E da brava druida si dice: ma sarà stato morto quell'albero oppure l'avrà ucciso? Ottima domanda. Nel mentre, invece, i nostri tre restanti del party sono più attenti e possono notare che non appena hanno parlato, comunque, non appena Arwan ha pronunciato Southward Bridge, Benjamin ha fatto una piccola smorfia e ha appoggiato il cane. Bene, Arwan adesso è al tavolo di Benjamin, istantaneamente proprio. Io lo seguo a ruota. Prendo Caino e lo tengo lì, a sedere con noi. Amico mio, per caso c'è qualcosa che dovrei sapere su Southwark Bridge che conosci? Beh, mi conosce, signor Arwan. Non c'è nulla che... quanto vuole offrire? E gli passo due banconote, stesso prezzo che avevo ricevuto per le informazioni dell'altra volta, quindi $400. Venduto, allora. Non hai nemmeno bisogno di fare persuasione. È una compazzata. In realtà è Benjamin quello venduto, però va bene. È un leprecauno, ricordatelo. Southwark Bridge di recente, le consiglierei di non andarci se possibile. Ci sono stati parecchi attacchi in quella zona. E come mai? Oh, il motivo non lo sappiamo. D'altronde sono i gigli affidati ad avere la responsabilità di indagare su quegli attacchi, ma noi poveri civili non dicono niente. Noi fatati sappiamo solo che in quella zona è meglio non passare, specialmente la notte. Altro non sai? Nient'altro. Davanti a me appare un altro boccale di birra. Non sai nient'altro e glielo avvicino. E poi prendo il portafogli. Ti serve un piccolo incentivo. Fammi un persuasione, stavolta con un più due. La birra aiuta sempre. No, è che ha parlato di soldi, è diverso. La birra aiuta sempre. Più no, non mi va bene. Benny. Vai di Benny? 7. Sì, 5, 5. 7, 7, meglio 7. È comunque un successo. Non cambia niente. Proprio sì. Ho provato. Lui si prende la birra, se la scola tutta d'un fiato. E non appena abbassa il boccale. Beh, ho un'amica che passa praticamente ogni sera da quelle parti. Se la vedete, ditele che abbiamo bisogno di parlarle. Non ho capito, che abbiamo noi o che ha bisogno lui di parlarle? Che ho bisogno di parlarle. No, lo sto chiedendo al master perché non ho sentito io. È che lui ha bisogno di parlarle.
E come si chiama questa tua amica? E soprattutto una descrizione per capire chi è. È una ragazzina. Ma non penso... Se è intelligente non passerà di là stanotte. E perché? Perché il corpo fuoco. Beh, c'era anche la notte scorsa il coprifuoco. Non so se sta, se stia ancora passando di là. So che è solita farlo, ma non so se queste brutte abitudini siano sparite oppure no. Mi alzo dal tavolo, do due pacche sulla spalla a Benjamin. Grazie. Grazie a per buon l'informazione. Rendere. Ci vediamo. A buon Noi rendere. Giusto. Tanto al massimo no, se torna al tavolo. Parlottavano tra di loro. Benjamin non Io è che l'ha decantato. Torno al tavolo, vi dico esattamente tutto quello che mi ha detto lui. Perfetto. E fu pomeriggio e fu sera. Niente, no, scusate. Intanto è già sera. Aspetta, aspetta. È mattina, è già sera. Mi fermo, calma. Mi fermo. Un attimo. Con calma. Devo ancora finire di pianificare, cara mia. Esatto. Bene, bene, con va calma. Bene. Brigio, chi l'ha mai detto che ci stiamo una volta sola? E soprattutto che ci andiamo la sera subito. Mm-hmm. Ah, ok. Quindi, giovani, la decisione qual è? Io abbasso la voce stavolta per non farmi sentire da Benjamin. E vabbè, c'è solamente Benjamin in questo momento nei tre alberi. A parte Louise, ovviamente. E noi. C'è solamente lui. Vedete che allora, se voce prima bassa c'era per... magari... Se prima vedevate che c'era magari in un angolino una ninfa... Se magari poi se ne usciva e poi entrava un nano. Adesso più si va avanti con la giornata, meno frequente è il via vai. Io in questo momento comunque non c'è nessuno a parte voi. Io abbasso la voce per non farmi sentire da Benjamin e indico la cimice. Questa la infiliamo dritta dritta nell'ufficio del nostro caro amico. Ma c'è quando lui non è in casa. Ha detto una, ha usato una parola d'ordine, non ho capito. E gli dico la parola d'ordine in elfico. Spieghi. Te la dice. Io sto guardando. Puoi dirgliela se vuoi. Puoi dirgliela se vuoi. Ve la scrivo perché dirla è thinned. Okay. Che suona molto come wind, però. Vedi Calypso che ti va proprio la faccia, tipo... Boh! Provo faccia... What the fuck? Proverei a tradurre... Entrambi? Anche se non credo sia essenziale. Giusto per capire che cosa significa. Io direi... Lui ci ha detto... Che se gli portiamo delle prove, degli indizi, ci avrebbe aiutato. Ora andare direttamente a mettergli una... La cimice... Sì. È rischioso. Fermi, è rischioso, fermi, ma fermi, il tempo... Fermi, spieghiamo allora. Questo? Perché parlate di cimici? Hai presente il razzista di cui parlavo prima? Ok. Il signor Falafel. Ecco. Okay. Diciamo che il comandante non è molto disponibile a parlare. Sì, esattamente. Diciamo che c'ha... tranquillamente detto, se non avete informazioni che ci servono andatevene a fanculo. Immagino che le informazioni che gli servono è portargli i responsabili direttamente sotto casa, così che possa prendersi il merito da bravo elfo com'è. Meglio. Altrimenti ci scordiamo informazioni. Quindi sì, Crespino, a meno che non importiamo delle informazioni con la I maiuscola e, come nel caso, prendere quel tizio incappucciato, portarglielo lì con i ceppi alle mani. Immagino che non ci dirà niente e senza quelle informazioni non possiamo trovare quel tizio.
paura delle saponette. Non ci voglio finire in carcere. No, 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 no. Sono troppo giovane. Troppo giovane. Lo vedi un po' titubante su questa cosa. Se ci giochiamo bene le nostre carte, nessuno andrà a finire in carcere. Mia mamma mi picchia. No, no. No, dai, te la sei cavata benissimo prima. Saresti potuto andare in carcere comunque guardando quelle carte illegalmente. Vero, ma una volta si può rischiare, due. Vabbè, intanto cerchiamo al ponte o al parco? Qualcosa, ci deve essere rimasto un indizio, qualcosa da cercare. O la ragazzina, ma non sappiamo niente di lei. Direi che possiamo fare un salto al ponte, cercare di capire dove sono state le zone degli attacchi, vedere se c'è magari qualcosa che qualcosa li unisce, se c'è qualcosa che unisce vari attacchi, appostarci per vedere poi stasera se compare o no il nostro amico, nel caso. Dobbiamo provare, tentare, non squace. Voi che dite? Giro gli altri. Sono d'accordo. Anche solo andare a fare un controllo della situazione al ponte ci potrebbe permettere di capire molte informazioni utili su come queste figure incappucciate agiscono. Anche solo capire da che direzione vengono potrebbe essere una mano. Potrebbe... d'aiuto. Io sono troppo vecchio per queste stronzate. Tanto dobbiamo andare da qualche parte a vedere, a capirci di più, quindi su, ti sgranchisci un po' le gambe. Elipsa, subito va bene, ciao. Quindi, prima ponte, poi parco? È il più vicino, ho detto, vero? L'idea è quella. Ok. Prego. Let's go. Fate strada. Prima però torno il dead di più mi devo... Domanda importante, la più importante. Piove? Sì, grazie. Ma già la miseria. È fondamentale per me. No, però ha smesso di piovere. Oh. Oh. Ok. Che è bellissimo. E intanto, mentre usciamo, compare un'altra camomilla sul bancone. Povera, sta bevendo solo quello. Ma povera Eloisa, la state drogando praticamente. Eloisa ne ha bisogno. Eloisa vede questa camomilla che gli appare accanto alla tazza della precedente, quella precedente ormai vuota, però non la tocca. Io mentre esco è giapponese e poi vado via. E Luis, che cos'è il Giappone? No, lei Spino ha chiesto qual è la sua espressione. Sì, perché è cambiato qualcosa. Sta guardando fisso Aruan. Ha cambiato espressione da quando ha parlato con Benjamin? Oh. Non lo sapete. Adesso. Sapete soltanto adesso. Che adesso okay. Abbiamo solo visto. Sta guardando fisso Aruan, che appena esce, che fa quella battuta, abbassa lo sguardo, scuote la testa, prende la camomilla e va nella retrobottega. Chiudendosi la porta alle problema spalle. Che Paolo, non l'abbiamo non era visto. Battuta. Esatto. Non era una battuta, è veramente giapponese. Dettagli. Ma delle retro, cioè noi sappiamo dove è fatto il posto o sappiamo solo che c'è qualcosa che va giù? Che è un... Cioè il retrobottega. O è una porta. È la porticina esatto, proprio dietro il bancone, mentre la porta della cantina è proprio in fondo, tu devi percorrere lungo il bancone e svoltare a sinistra e c'è questa scaletta che porta ad una porticina che porta sulla cantina e voi non avete visto, però l'avete usata, o almeno loro l'hanno usata come stanza personale.
piccola. Stiamo uscendo però, quindi la guardo, vedo l'espressione, ma per ora non ci faccio troppo caso. Faccio bene o male lo stesso, annoto e vado in silenzio, esco. Guardo Arwen, dico, cosa ci troverà? Vabbè, ci incamminiamo. C'è qualcosa? Sì, incamminate, ok. Per favore. No, sto aspettando cose. Voi siete veramente faccio vedere il ponte. Senza nessun cambiamento? No, ha detto che torna umano. Esatto, spino, non c'è di umano sbando, torno. Non sono più da di piccio sbando, okay, torno. Ok, stavo per tirare. Io sono sempre umana dentro il locale, quindi... Offro di nuovo il braccio a Calypso. Oh. Sono un gentil sirenide. Ah, ok, un gentil pesce. Esatto, stavo chiedendo. Gentil uomo. Prima gentil pesce, ora gentil uomo. L'uomo. Bene, bene. Intanto io mando un messaggio a Nerin... Non credo di tornare per pranzo, ti ho lasciato un po' di soldi. Le pagate. Ti manda, la risposta è l'emoticon della melanzana. Del cuoricino verde e delle unghie smaltate. Ok, tanto l'ho lasciato i soldi contati, quindi di più non può spendere dei miei. Così. Sessi proprio. Bene. Andate prima al ponte. Mm-hmm. In questo momento è pomeriggio inoltrato. È comunque abbastanza buio, siccome si tratta, è pur sempre settembre. E non abbiamo prezzato. Allora pranziamo anche tre alberi se non abbiamo mangiato. No, vabbè, direi siamo passati dalla mattina a pomeriggio inoltrato, cioè uno abbastanza elevato. Siamo andati dal kebabaro, dai, nel mezzo. Mangiate falate. I tre alberi, ma quello potete farlo tranquillamente con anche il dito. Caino si è fatto apparire un falafel, però. In onore. Il falafel! Il vegetariano. Il falafel. Bene. Avete mangiato, siete sazi. Eloise non vi dice niente mentre uscite. E voi vi avviate tranquillamente verso Southward Park. Southward Bridge, porca miseria! Non ce la posso fare. Misto. Guarda, riuscirai a dire Southward Bridge quando ce ne andremo da Londra. Parti da questo presupposto. Succederà così, signori, succederà così. Bene, è pomeriggio inoltrato, è abbastanza buio e ha smesso di piovere, però c'è comunque quella leggera nebbiolina tipica di Londra. L'atmosfera è tranquilla, niente di notabile, però voi riuscite a vedere che verso quest'ora sono molti più fatati in giro. Vi avviate e proprio quando vi avvicinate al Southward Bridge vi rendete conto che la presenza di persone della vostra razza è quasi nulla. Ci sono degli umani che passeggiano, lo sapete perché qualsiasi incanto fatato, comunque con un pochettino di sforzo riuscite ad andare oltre alla magia e vedere che si tratta effettivamente di fatato. Questi sono tutti umani. Non ci sono gigli in giro? No. Buona domanda. Se voi almeno non li notate, se ci sono. Non sapete se ci sono...
comunque non li notate. Io vorrei proprio tenere gli occhi aperti per vedere se riesco a notare, a parte i gigli, se magari sono un po' più imboscati, ma dei punti in cui riesco a notare che possono essere luoghi di un attacco. Comunque il foglio era sul tavolo, immagino che non sia passato troppo tempo, quindi qualche traccia dovrebbe ancora esserci. Non si riesce a pulire così poco normalmente. Fammi un percezione. Io volevo fare essenzialmente la stessa cosa, quindi se al master va bene, se il master me lo consente, anzi, tiro anch'io. Se il master me lo consente, ovviamente. Il master consente. Vai. Un successo. Ok, un successo. Io niente, ma mi va bene così per ora. Arwan non riesce a vedere niente. Per lui sono tutti quanti passanti. Però Kaino riesce a notare che due individui non stanno semplicemente passeggiando. Loro stanno lungo il canale e fanno avanti e indietro. A volte si fermano, si appoggiano alla ringhiera e poi tornano a passeggiare. Però è continuo. Sono fatati? Ottima domanda. Dividiamo voi, noi più o meno. Per voi sono delle persone tutte imbacuccate, che però sono hanno coperte. Questi atteggiamenti. Sono, sì, sono coperte. Aspetti. Domanda. I passanti li magari ci fanno caso a quei due vestiti in modo strano oppure passano dritti non, come se non li vedessero? Questi due personaggi non ci fanno tanto caso, d'altronde si tratta di Londra, gli umani passano accanto ma non è che poi tornano e vedono la stessa persona, non si curano del fatto che queste due persone stiano lì fisicamente, che non si muovano. Io voglio provare a capire se sono fatati o comunque umani prima di. Ok. Io ti chiedo, sono biondi, occhi chiari e hanno le orecchie molto coperte? Specifico. Ma per sapere questa cosa mi devi fare, visto che è abbastanza sta arrivando l'oscurità e c'è anche un po' di nebbiolina, anche qui. Direi che mi devi fare un percezione, la tua percezione. Meno 3. Bella Madonna. E sei completamente sicura? Io scuro visione. Non ce l'ha. Sì, che c'è. Ah, tu hai scuro visione, vero? Non c'hai il meno 3. Vero? C'hai un meno 1 però, perché ce l'ha nebbia. Ah, c'è nebbia. Meno 3 e un meno 1, capisci? Che... Ci sta. Non è la stessa cosa. Io invece appunto volevo capire se da loro proveniva tipo un briciolo di magia o qualcosa del genere. Vuoi farmi arcano rivelato? Ce l'hai? Ovvero? È un potere. Se c'hai tra i poteri arcano rivelato, allora puoi capirlo. E Arwan, okay, di nuovo. Io oramai non lo commento più. E Arwan ha fatto 8. E diventa un 7. Allora, 1. Quindi un successo. Mi spiace. Vabbè, ci sta, dai. Ci ha provato, va. Sempre meglio nessuno. Comunque non ho arcano rivelato, quindi F. Puoi provare comunque a tirare. Fate. Tanto c'è Arwan, tanto cosa te ne frega. Vai. Posso comunque andare tipo di percezione o qualcosa del genere?
Se vuoi proprio capire che se è magico, devi avere arcano rivelato. Se no, puoi usare percezione per capire se si tratta di una determinata razza. Però mi devi dire quale. Io in tutto visto che sono tutti così coperti, direi elfi o qualcosa del genere. Va bene. Vai, tirami percezione. Io in tutto questo mi li tengo sott'occhio, nel senso mi sono messo sopra un tetto nella zona vicina e sono pronto ad imbracciare il fucile in qualsiasi momento, cioè nel caso si rivelino ostili. Perché non si sa mai. Perché non si sa mai, esatto. Sammy, domanda. Quanto siamo lontani dall'acqua? Quanto siete lontani dall'acqua? L'acqua passa praticamente sotto. È un ponte. Sotto okay, se posso scavalciare e buttarmi giù nel caso. Credevo stessi usare tipo l'acqua come arma. Vabbè, è un dominatore dell'acqua. Non uso magia, posso solamente essere un essere marino. Okay. Però ti fai grande danno, essere no, marino, direi. Appare del lato, ti prende e ti tira giù. Guarda che è fondamentale. Sì. Perché volevo chiedere al master, ma vanno avanti indietro o fanno proprio un percorso preciso? Sono... Non è che sono tutti e due sulla stessa... sullo stesso marciapiede. Uno è da una parte, l'altro è dall'altra. E dove stanno guardando? Stanno lì che sembrano semplicemente così? Fare avanti e indietro e a volte si appoggiano, a volte guardano a destra e a sinistra. Sembrano delle persone, sono per voi delle persone che stanno semplicemente lì ad aspettare chissà che cosa, magari hanno un appuntamento, chissà. Puzzano di marcio in un modo. Ma... Certo. E adesso vediamo cosa ho scoperto con il mio paraception. E mi avvicino a Caino che c'è il fucile. Caino è sul tetto. Sono su un tetto, come mi faccio? Momento, allora sto adesso sto guardando effettivamente cosa ha scoperto Arman. Mi sto preparando a fare fuoco di copertura io. Arman usa percezione. Madonna, è ah già, devo aumentare lo sculometro di nuovo. Allora, possiamo essere sinceri e mettere che da ora in poi lo sculometro si alza solo se si fa un tiro sopra il 10? Perché così diventa 45 milioni. Ok, va bene. Alla fine della campagna. L'hai detto. Adesso inizierò a tirare sopra il 10. Oh, allora. Io, Calypso, solo che bene, alla fine. Esatto. Tu capisci? Tu hai fatto, Calypso ha fatto un successo per vedere se uno di questi è un elfo. Tu sei sicura che tu non hai fatto un successo perché non hai tu hai scuro visione? Aspetta, mi sa di no. Dov'è che si è tra i tuoi vantaggi? No, hai bisogno crepuscolare. Visione crepuscolare No, no, ma io non ho fatto successo perché non ho scuro visione, quindi... Ah, okay. Quindi hai meno 3. Ok, allora è un meno 3, quindi non hai fatto niente. Non riesci assolutamente a capire se uno di questi è, o tutti e due, siano degli elfi. Beh, ci ho provato io. Arwan, invece... capisci che mentre uno ha sotto i vestiti un'evidente armatura. Scusa Sunny, puoi ripetere un secondo che sono crashato due nano. L'avevo notato. Mm-hmm. Tu noti che se uno ha un evidente rigonfiamento sotto la felpa,
che potrebbe indicare un'armatura. L'altra persona non ce l'ha. E anzi, sembra piuttosto magrolino come individuo. Io, da quello che sono riuscito a percepire in entrambi i casi, ho già visto qualcosa di molto simile da qualche parte. Riferito a che cosa? Perché comunque... Riferito a entrambi o riferito a uno dei due? A entrambi, perché io so sia del cacciatore che del comandante. Mi sembra qualcosa di simile a uno all'altro. Potresti dire di aver già visto... Beh, no. Il cacciatore, da quel che ti ricordi almeno, non aveva gli stessi comportamenti. E no, parlo nel secondo... Nel secondo senso, capito? Beh, quello che hai percepito è quello che hai visto. Niente di più, niente di meno. Però non ho capito se è più simile a quello del cacciatore o più simile a quello del comandante. Per te non ci sono differenze. Ok, ok, va bene. E invece ricordami, nello scantinato che colore aveva nero? Nello scantinato il colore perché ho guardato anche era quello. Rosso. Ah, porca troia! E allora? È partito così? Sì. Guardo gli altri, quelli che sono vicino a me, e sussurro a bassa voce. Il rosso qual è dei due? Quello senza armatura? È quello più magrolino. Ok. E faccio un cenno del capo per indicare quello senza armatura. Ho il sospetto che quello lì, e lo indico, faccio un cenno proprio con la testa, abbia qualcosa a che fare con qualche demone. Come? Buttalo in acqua. Non adesso, seguiamo e aspettiamo. Poi lo puoi buttare in acqua e farti un bocconcino. Voi aspettate. Dovrò andare contro il mio dottore. Uno sgarro al giorno toglie il medico di torno. Ma dopo un vomito. Non ho più lo stomaco di una volta, Giovino. Voi aspettate. Andiamo a piedi, Inar. Sì, ma il fatto è che vanno avanti e indietro? Vanno avanti e indietro, semplicemente. O vanno anche in qualche viuzza? Sono proprio sul ponte, no, basta, e vanno avanti e indietro? Stanno praticamente lì. Stanno lì. Non fanno nient'altro che... Uno non fa nient'altro che... fare avanti e indietro, a volte si affaccia sul tamigi, guarda. Non parlano, non c'hanno, non tipo stanno, qualcosa, non mostrano segni di starsi parlando, neanche sembra che si rendano conto della presenza l'uno dell'altro, non danno segno di in qualche modo riconoscere la presenza dell'altro. Ma c'è una panchina lì vicino? Se c'è una panchina lì vicino, si tratta di un ponte. L'unico modo con cui una persona potrebbe sedersi è su
su proprio le ringhiere del ponte. No, allora molto semplicemente, tanto un lampione, un albero ci sarà lì dall'altra parte del ponte. Mi appoggio lì e molto tranquillamente tendo l'orecchio e mi metto a smanettare col telefono, ma sul telefono c'è la fotocamera e li sto tenendo d'occhio. Invece domanda, più che tenere d'occhio loro, guardo lì negli intorni, perché chissà, magari loro sono lì per proteggere qualcosa o un luogo, questo non lo so, però buttarci un occhio. Se vuoi fare un percezione? Una sorta... Sì, magari per vedere se c'è una sorta di ingresso o qualcosa del genere. Ma intanto, Caino, tu ci stai seguendo dai tetti, giusto? Sì. Allora, guarda in alto, ti faccio un cenno con gli occhi verso di loro e... Cos'è che fai tu, Arwan? Comunque non ho capito. Ti siedi... No, mi appoggio a un palo della luce, un albero, prendo il telefono e inizio a tranquillamente a fare come se stessi smanettando col telefono, ma sto seguendo i due perché ho davanti la fotocamera, quindi io guardo il telefono, ma il mio telefono guarda loro. E intanto a Caino faccio un cenno di con gli occhi, come per dire vai verso di loro e ascolta se dicono qualcosa, tanto è un uccello. Sul ponte ci sono dei lampioni? Credo di sì. Sul ponte ci sono dei lampioni, ovviamente. E in questo momento stanno cominciando ad accendersi. Perfetto. Mi sposto sopra uno di questi. Lo fai tranquillamente. Io prendo Calypso, invece, sempre a fare di gentiluomo, mi metto dall'altra parte del lampione rispetto ad Arwan e solamente per far confondere le idee inizio a fare un discorso filosofico sulle stelle, sulla luna e su come la luna è bella stasera che risplende di luce propria sul Tamigi. Io faccio finta di io faccio finta di ascoltarlo e intanto faccio 9 con percezione per vedere quella cosa che dicevo prima. Ah, posso. Esatto. Io confondo solamente le idee agli altri. Esatto. Allora, 9 con percezione, meno 3 fa 6. Sempre con il meno 3. È comunque un successo. Non vedi assolutamente niente. Sei sicura che comunque attorno a voi non ci sia nient'altro, che effettivamente non stiano girando attorno a niente. Sono semplicemente lì. Ok, gli sparo. Ma così. Stavo dicendo prima. No, stavo dicendo allora, prima. E lo fai di butto in acqua. Fermo. Comunque, stavo dicendo prima. Umbris, tu fai quel discorso filosofico ad alta voce? Non ad alta voce, ma in modo tale... Come se fosse una normalissima chiacchierata. Un discorso. Un discorso. Non lo urlo, non lo scrivo. Eh sì, è proprio vero. Molto carino. Sì, sì. Esatto. Però sono lì che sta facendo un discorso filosofico. Visto che non so... Quanto è bella la luna, quanto è bella... Quanto sono belle le stelle. Qui non si sta combinando niente. No, esatto, sto solamente prendendo... solamente facendo fare... passare le... Sorry, per Fauci, solamente per... far confondere le idee, non a me, spero non ad Calypso, perché la vedo molto sveglia come centaura, ma agli altri, per darmi l'idea di un pazzo, di un vecchio boomer che deve solamente parlare, basta. Io la vorrei rischiare, visto che ho la stazza di un bambino, vorrei correre... Uno dei due comincia ad allontanarsi. Io guardo un attimo Arwan. Qual è? Quello sulla sponda sinistra, quello con il rigonfiamento sotto i vestiti. E quell'altro? Rimane lì?
E l'altra sta ferma. Quell'altro sta fermo. Io faccio... Io faccio un cenno a Caino di andare verso... di seguire quell'altro e poi... lo faccio notare anche a Umbris Eclipso solamente perché ce li ho davanti a me. Se qualcuno vuole andare. Continuo il mio discorso. Poi se Calypso vuole fare un'altra cosa smetto di parlare. Aspetta, io mi tengo comunque a distanza. Faccio da un lampione all'altro, comunque giusto per tenerlo in linea d'occhio. Ma nel caso decida di smatti, vuole attaccarmi dopo essersi allontanati, non riesce a farlo. Lo vedo anche dura perché si alza lo sguardo con la nebbia, vede il lampione acceso e muore. Probabilmente. Anche. Però la prudenza non è mai troppa in questi casi. Sì, sì, sì. Ma facciamo che prendo sotto braccio Umbris, a sto giro sono io, e lanciando uno sguardo da Arwan cerco di capire effettivamente cosa dobbiamo fare, se seguirlo anche noi quell'altro che se ne sta andando o continuare a osservare il tizio lì. Io ti faccio coperto dal telefono. E io gli faccio vedere il telefono semplicemente. Le scrivo. Oh, colossi. Giusto, meglio così. Intanto io continuo a parlare, parlo. Se uno va insieme a Caino, magari non rischia di farsi ammazzare. Scrivo, ok, Caino. Caino sta seguendo, andando da lampione a lampione, questa figura. E lampione, questa persona va lungo il ponte e non appena è abbastanza distante da dove era partito, si risiede sulla ringhiera. Ma dov'è di preciso? Allora, è sempre sul ponte o è andato più là? È verso la fine del ponte, ma è comunque sul ponte adesso. Sponda a sinistra, sponda a destra. Lui è sulla sponda a sinistra, da dove eravate arrivate voi. Lui si sta allontanando e sta andando dall'altra parte del ponte. Ma è vicino al ponte il teatro di che parlava prima? È da quelle parti. Addirittura lo potete vedere. Se voi venivate tipo da qui, perché qui c'è, per esempio, c'è i tre alberi. Per voi il ponte parte da qui. Lui sta andando dall'altra parte. E dall'altra parte voi potete intravedere che si vede proprio il Globe Theater. Quindi uno si è fermato. Uno si è fermato. L'altro non dà segni di notarvi. Non fanno ancora nulla? Non fanno niente. Diciamo che comunque io mi avvierei con Umbris nella direzione di quello che si è mosso. Ecco. Dove c'è Caino, più o meno. Non mi fermo esattamente dove è il tizio, magari continuo ad andare un po' avanti. Poi per evitare di... Mangio... Non posso se dire mangio la foglia, mangio il pesce. L'alga. E la fermo mangio io. Mangio l'alga e la fermo io un pochino più avanti, mentre continuo con i miei discorsi filosofici. Perché vedi le stelle? Vedi le stelle, il mare, il cuore. Sono la vera via per la felicità. Mi dici questi giorni, nonno, basta, non ne posso più. Non capisci, figliola. Continuo. Tipo, giro tipo a cercare l'aiuto di qualcuno.
Ma signore, glielo dica anche lei a quello tizio lì. No, no, continuo a fare discorsi filosofici a mia nipote. O presunta tale. Voi fate tutto sto teatrino. Hanno visto lontano un miglio, ci stanno prendendo per il culo. Ovviamente. Sì. Non capisce niente. Ma tanto non siamo del mestiere. Voi quindi... fate tutto questo teatrino e... Voi state seguendo il tizio o la tizia, non sapete, con l'armatura, tutto imbacuccato. E non appena c'è Calypso che cerca praticamente, fa finta di cercare aiuto, questo personaggio, che voi non vedete in volto, si gira dall'altra parte. E Calypso pensa fortissimo. Che maleducato. Le buone maniere. Esatto. E il bonton. Adesso va lì, ma scusi, le maniere. Ma scusi, tempi. Le maniere. Sono bonton. In pratica quando loro si sono avvicinate, lui si è voltato. Ha voltato il viso. Quando Calypso ha almeno ho cominciato a dire no, basta, me lo ripeti sempre, e se guardate in giro per cercare supporto da qualcuno, magari da un passante, questo figuro semplicemente voltato la testa e ha tirato il cappuccio. Domanda, l'ho visto in volto prima che si girasse. Se non lei, io che sto solo davanti. Quello è il vero Double problema. Double perception. Te sparo tutti i benni che c'ho nel caso. Vai! Guardate, se mi fate un successo, vi dico una cosa. Perché qui ho capito cosa state facendo. Anzi, ci restiamo fino a notte fonda, ci restiamo. Sì, però ti dirò di più. Guarda, non abbiamo la penalità perché è sotto il lampione. Io. È vero. Dai, ispirazione. Percezione. Io però, Sunny, vorrei tirarti un percezione anche per fare un'altra cosa. Che brutto tiro, Benny. Quanta forza ha Snake Eye? Snake Eye non si può bendare. Uso un Benny. Snake Eye. Guardate Sunny quando è contenta quando facciamo Snake Eye. Ok, io uso un Benny veramente a sto giro, speriamo che mi vada vai, bene. Fallo tu, tiralo. Poi lo faccio io. Ok. Ha deciso che tu fai due, porca troia, ha deciso che tu fai due. Lo guarda come si sta divertendo. Oggers. Ok. 5 ce l'ho. Un successo per Caino. Calypso rimane abbagliata dal lampione. Cerca di cogliere almeno qualcosa, se magari vede delle orecchie strane, una coda, qualcosa, un mento pronunciato, niente. Semplicemente si sporge così tanto che il lampione la colpisce direttamente negli occhi e lei... Tu adesso ci avrai un di base, un meno due. A cosa? Per percezione okay. Ci avrai un meno due per okay, i prossimi fortuna. Tre turni. Per i prossimi tre tiro turni. Che c'è poco. Svantaggio cegata. Sì. Tu invece, Caino, ti rendi conto di una cosa. Tu lo stai vedendo in maniera da... Tu sei sicuro che da quell'angolazione tu lo riusciresti a vedere in faccia, perché un cappuccio è comunque un cappuccio. Non può coprirsi tutto quanto il volto. Eppure, nonostante la luce del lampione, nonostante l'angolazione, nonostante il fatto che in quel punto la nebbia, porca miseria, non ci sia, tu c'è il cappuccio e c'è nero.
non vedi assolutamente niente. Oh merda. Beh, è letteralmente un'armatura. Perfetto. Devo fare il tiro io di percezione, però... Non un'armatura, tu non vedi assolutamente niente perché è come se il cappuccio a un certo punto, dove tu dovresti vedere il volto, è come se ci fosse una specie di... Uno schermo nero. Non vedi il dentro del cappuccio, non... vedi solo nero. E io volevo fare un percezione, ma... cercando di trovare una traccia che mi risulti simile a quella del cacciatore che abbiamo già visto. Una traccia? Ok. Mm-hmm. Fammelo. Però... occulto o percezione? Non è che... che cambi troppo, c'ho un D6 comunque per tutti e due. Mi sono un genio, ho chiuso roll 20. Ma no. L'ha resettato. Ho chiuso roll 20, perfetto. Perché? Ma... per sbaglio. Arrivo subito. Questo è un una rara palesazione di Alex Boomer. Ogni tanto capita. Ogni tanto arrivava anche lui. Deve quando entrare c'è una Alex sbagliata. Vediamo. Quanto hai fatto? Attimo, appena si carica tu. Calma. Arrivo occulto. Ma sì, occulto non ho ancora tirato. Così dai. Per fortuna ecco. Che non l'avevi ancora tirato. Vabbè, ok. Due successi, un 10. Ora sculo, me lo potete far salire. Ora lo sculo. Porca troia. Allora, spiegami che cosa volevi cercare. In che senso vuoi cercare di capire cose con il cacciatore, eccetera? Volevo semplicemente... ignorare quei due, per un momento anche quei due, nella zona in cui sono, cercare il più possibile una traccia che mi possa sembrare molto simile a quella che avevo visto nel cacciatore al tempo. Vuoi dire una traccia di magia nei dintorni? Sì, esatto. Ok. Sulla ringhiera dove sta costui, dal cappuccio... e dallo schermo nero. Tu vedi da dove si è allontanato delle tracce verdi sulla ringhiera. Nient'altro. Puoi notare che sono sparse anche lungo tutta la ringhiera. Come se qualcuno avesse sporcato di verde la ringhiera. Ma niente di più. Voglio provare a toglierle. Puoi provare a toglierle. Ok. Io ho solo che brutti presentimenti per questa scena, eh? Oh sì. Per carità, adesso almeno qualcosa succede, però... sì, o quello, oppure andiamo più avanti, però... in ogni caso, fuoco di copertura. Quando toccano. Tanto io sono comunque incappucciato, quindi GG. Non riesci a toglierli. Ah, proprio nemmeno tirare né niente, ok. Niente. Ok, proprio non riesco, ok. Ha reagito in qualche modo il tizio incappucciato? Io ho provato a togliere rimanendo fermo comunque, se... cioè non sono andato verso lì, sono rimasto fermo e ho provato a toglierle da lì.
Tanto è magia, dovrei... teoria. In pratica, a quanto pare, no. No. No, l'apparenza non sta reagendo. Ma... non state dimenticando qualcosa? Posso... o qualcuno? Cosa delle tante cose. L'altro tizio. L'altro tizio sta tenendo d'occhio gli altri. Ho paura. L'altro tizio. Ma quello lo stavo guardando noi. Allora ci siamo io la ma ci siamo io e la cavaliera che stiamo controllando anche lui tanto. Loro tre erano là e noi eravamo qua. Ok, io sì, allora non lo sto dimenticando, però vi dico. Ci eravamo divisi apposta. Mentre voi mm-hmm. tenete d'occhio l'altro tizio, notate che a un certo punto alza la testa, guarda in direzione di quest'altro tizio incappucciato, scende dalla ringhiera e comincia a camminare a passo affrettato in direzione del Globe Theater, cioè non in direzione del Globe Theater, ma comunque andando dall'altra parte del... Armatura o senza... tizio armatura o tizio senza armatura? Senza armatura. Posso tirare una percezione per vedere se ha qualcosa, non il viso, ma dai pantaloni in giù, se ha qualche arma, qualche borsa, qualcosa con sé? Vai. Tanto il viso non glielo posso vedere. Sì, sì. Anche se non lo dovresti. Si sta allontanando. Hai visione crepuscolare? Sì, sì. Tanto okay, io provo a seguirlo alla stessa velocità. Io provo a seguirlo alla stessa velocità, ma stealthando fortissimo. Ok, ci riesci. Non ha assolutamente niente dalle gambe in giù, anzi. Quello che ha dalle gambe in giù sono semplicemente gli stivali e sembra che il suo vestiario sia composto semplicemente da una grossa felpa. Aron, e tu? Aron, due la vendetta. Io comunque tanto ce l'ho dentro la felpa, immagino Crespino. E piano piano. Provo a stealthare fortissimo mentre provo ad andare alla stessa velocità, quindi camminando dietro le macchine, fermandomi se lui prova a guardarsi indietro e attorno, mettendomi dietro le cose. Decisamente, più va avanti, più comincia ad andare più veloce e un paio di volte si gira per guardare dietro di sé. Di qua Aron sottovoce: che facciamo? Vuoi fermarlo o vediamo dove va? Io mi nascondo, aspetto che riparte, così c'è il suono dei passi che copre tutto, e poi rispondo a Crespino. Aspettiamo di vedere dove va. E intanto mando un messaggio a Calypso. Sì. Il tizio stronzo si sta allontanando, lo stiamo seguendo io e il piccoletto. No, se va verso i Globe Theater, comunque si sta avvicinando verso di noi. Verso i loro, infatti. Esatto. Ma lui sta piottando. Questo è il ponte. Lato sinistro o lato destro? Aruan e Crespino sono sul lato destro. Voi siete sul lato sinistro del ponte. Ok. Noi comunque abbiamo quasi di fronte quell'altro tizio, no? Io per vederlo in faccia dovrei essere nella posizione opposta. Teoricamente, però vabbè, fa niente. Tanto sì, comunque io scrivo semplicemente: noi stiamo tenendo d'occhio l'altro, per ora è qui fermo. Praticamente quello skinny mi passa sotto i piedi. Sì, io continuo a fare il nonno rompipalle. Vai, solo quello. È entrata nel personaggio. E intanto Aruan con Crespino dentro. Io mi immagino Crespino attaccato ai capelli di Aruan dietro. Sì, però non sono così lunghi. Musica. Ma sono abbastanza lunghi. Non appena l'altro personaggio sul lato destro del ponte comincia a correre, scende dalla ringhiera e anche lui inizia a correre
verso lo stesso senso. Anche lui comincia a correre verso il Globe Theater. Non così in fretta. Così di botto? Così di botto? Non così in fretta. Un accecante? Ma che? Ma scusa, abbiamo un bacino d'acqua. Posso fare una cosa io? Posso prendermi il... Volo verso quello basso, cioè quello smilso. Lo voglio prendere con gli artigli per le spalle e buttarlo addio in acqua. Mi piace. Ok, vuoi farlo? Mi devi fare. Ti ammazzo. Allora tu, non mi ricordo però, per fare le cose in volo dovrebbe essere atletica, fare... credo. Sì, atletica, perché non sei acrobata, infatti. Fammi un'atletica. Allora, ho 4 beni e non ho paura di usarli. Bravo. Infatti lo farò. Porco infatti tu. Lo farà perché ha appena fatto. Appena fatto 0. Sì, ho meno 2 ad atletica. Vai. 2. E altri 2 beni. 3, me ne mancano 2. Dai che ce la fai. Vai. Tanto rompi in acqua che tu. Ultima possibilità. Vai. Ti prego. Prego. Voglio mangiare. Ma dai. No, niente, non ce l'ha fatta. Signori, tutti questi beni sprecati, perché anche se Caino si butta su questa persona che sta scappando, lui cerca di afferrare per le spalle questa persona che è addirittura abbastanza mingherlina nonostante tutto. E però la felpa che circonda il corpo di questa persona è talmente più larga che tu gli buchi la felpa, cerchi di sollevare e la felpa si strappa e chiunque tu abbia cercato di sollevare ricade a terra e ricomincia a correre. C'è un corpo almeno che si vede attraverso la felpa oppure è vuoto, oscurità assoluta anche qui? No, tu vedi della pelle. Oh, almeno sappiamo che non sono vestiti in armature animate, dai. Vabbè, tanto io continuo in stealth a seguirlo, tanto che Caino in volo, cioè, ne fa 59 dei suoi metri andando davanti, lo vedo in faccia. Quanto siamo in stealth, visto che uno... l'ha acchiappato quasi. Io lo stealth non ho idea di cosa. No, no, noi due stiamo in stealth. Gli altri poi. Ho rollato pure bene. Voi che cosa fate? Anche il vostro indiziato sta correndo. E molto velocemente. Guardo. Proprio velocemente. Guardo Calypso e gli dico: buttalo in acqua. E mi butto in acqua. Splash! Splash! E Calypso va alla rincorsa di sto tizio qua per pigliarlo e darlo in pasto a Umbris. No, mi dissocio. E mi immagino Umbris tipo il coccodrillo in acqua e in aria abbiamo un vantaggio, a terra no. Quindi dobbiamo per forza andare. Abbiamo il vantaggio a terra. Oh, sono il vantaggio a terra. Tu sei un terraria in realtà, eh. Abbiamo un cavallo. È molto più avete un cavallo. Ok, se volete ricorrere, dovete fare un'atletica. Diventa un cavallo. Ok. Sono in acqua. Anche io e Crespino per rincorrere l'altro non serve. È caduto. Dovete farmi un'atletica comunque, perché siete in un inseguimento. Ovviamente non sto usando la tipica meccanica dell'inseguimento di Savage World, perché dovremmo utilizzare le carte, ma io se no per il cazzo devo usare le carte, quindi per amor vostro e amor mio non lo faremo. Atletica. Dai. Comunque uso un Benny. Cosa? Ho fatto 15. No! Ho fatto sculo. Double sculo signori. È accaduto.
Io dopo due danni, quindi abbiamo vinto. Però ne basta la pena. Bene, fatemi un attimo vedere se per qualche botta di culo il nostro fuggitivo Tibius ha più fortuna di voi. Riesce. No. Non può. Non può. Non credo. Porca miseria. Vi tiene testa. Ma io non c'ho. Alla Madonna. Ma anche a me che ho fatto 15. Arwan, no, momento. Tutti e due, perché Arwan, ne sto seguendo un altro? Perché Arwan, allora, ad Arwan tiene testa e come? Sembra avere le ali ai piedi. Persona. Guardate, io non lo voglio raggiungere, voglio seguirle, basta. Infatti, se no io avrei già tirato un accecante al ma tizio. Ti sta seminando. Mi sto per mi sta seminando. Ti sta seminando. Pota. E inoltre. Pota. Invece, l'altro, se non mi ricordo male, aveva fatto. Vabbè, lo rifaccio. Tanto sono diversi. Allora, la musica di sicuro non aiuta in questo momento. Ok, tu li sei addosso praticamente, Calypso. Oh. È lì che sta camminando, in realtà. Calypso. No, in realtà Calypso ha fatto un passo, è arrivato. No. Sì, sì, è lì, tranquillissimo. È tipo, Santino. Mi scusi, buon uomo, vorrebbe conoscere il mio migliore amico Umbris e lo lanci in acqua. Col bastone della lancia, una botta. Tu in questo momento sei mischia. Tu sei in mischia con questa persona. No, sì, sì, io gli vado tipo... E io provo a seguirlo di nuovo. Tu lo raggiungi, lo chiappi. Per accorciare le distanze. No, lo chiappi fisicamente. Io sì, sì, lo chiappo per poterlo lanciare giù nell'acqua verso Umbri. Contrapposto di forza. Fammi forza. Io ho appena realizzato in quanto quello che stiamo appena facendo potrebbe essere la più grande stronza mai vista. Sì, ma è giusto così, è giusto così. Ovvio. Riesce a tenerti testa. Tu cerchi di spostarlo, ma lui si impunta con i talloni e striscia semplicemente sul marciapiede. E in quel momento tu sai, per da come si è girato, anche se non lo vedi in faccia, che ti sta guardando. Percepisci. Si è girato a testa di 180 gradi. No, semplicemente l'ha preso, lui si è girato... E ha fatto una presa sui stessi vestiti di Calypso e praticamente si stanno tenendo a vicenda. Si baciano. È il momento della diplomazia. È il momento della diplomazia, ma questo è il suo turno, visto che tu hai fatto il tuo. Ora lui fa il suo e... Che significa botte? C'ha anche ragione. Quanto c'hai tu di parata? Di parata, te lo dico subito, ho 6. Anzi no, attuale... Aspetta. 4. Ok. Ti ha fatto 9 danni. Lui ti prende. Aia. E ti praticamente ti fa un ti prende qui per il collo, ti prende una delle mani con cui lo stavi tenendo, ti spinge all'indietro e con una gamba ti fa uno sgambetto da dietro per farti cadere. Sei in forma umana, giustamente. Ti ha appena scaraventato a terra e ti ha fatto 9 danni. Sulla tua robustezza quanto ti ha fatto? Ah, io ho 10 di robustezza, quindi... Non ti ha fatto! Niente! Sei puramente scossa.
No, non è affatto successo, quindi ti ha solamente buttato a terra, sei prona. Dovrai fare poi un'azione con un'azione gratuita, ti rialzi tranquillamente. Che grave errore. Aia. Vai Calypso. Ma visto che ha fatto, visto che ha fatto la sua azione di combattimento, lui vede, si guarda indietro, guarda te, sale sulla ringhiera e si butta nel fiume. Ma scusa, la bocca aperta. Lo vedi tipo come... lo squalo. Ma scusa, c'è una tipo mesosauro di Jurassic World. Sì. Ma scusami, evitavo la fatica di prenderlo se sapevo che andava da solo. Lip si alza. Vabbè, il mio lavoro qui è finito. Ma non hai fatto niente. Vabbè, io provo a rincorrere l'altro, tanto ce n'è rimasto uno. Adesso siamo a quella di certo modo. Io volo tipo il più velocemente possibile per andargli davanti. Faccio il tiro. Ok. Fammi il tiro se vuoi continuare a rincorrerlo. Sempre atletica? Sempre atletica, sempre atletica. Oh no. Non di nuovo. L'hai persa di vista. Ok, quindi una lei. Grazie per l'informazione. Di nuovo. Che fatto è successo? La persona l'hai persa di vista. Io devo un attimo... scusate ragazzi. Ma non per una donna. Sì, sì. L'hai perso, l'hai persa. La persona, il tizio. Io no. Io ma Crispino successo, è con dai. Te. È saltato giù. Esatto, doppio. Aspetta, Crispino ha utilizzato il suo slancio per proiettarsi davanti. Okay, gli arrivo proprio qui sulla nuca. Va bene, va bene, lo accetto, va bene, va bene, va benissimo. Potete farlo potete col farlo. Tronco. Lancio. Un attimo. Tronco contro testa. Tu, Crispino, saltatore. Sei saltato in avanti e effettivamente grazie ai tuoi salti riesci a starci dietro, ma ti rendi conto di una cosa? Merda. Un paio di persone mentre tu stai saltando in mezzo alle loro gambe un pochettino per schivarli, un pochettino per appunto passare in mezzo alle loro gambe e continuare a seguire questa persona, si voltano a guardarti, si fermano e si voltano a guardarti. Merda. Arma fa così. Arma, vai, va. Battisci Ramout. Ragazzo, sta andando ancora? Tu però ci stai dietro. È praticamente a una distanza da te. La parola. Però quei due dietro stanno inseguendo? Quei due dietro? Beh... Il tizio che seguivano Calypso e Umbris si è praticamente gettato dal ponte. No, no, dico quei due che si sono girati. Cioè che... hanno solo guardato o proprio sono andati in avanti? Ti hanno proprio notato. E ti stanno guardando nella tua direzione. Non posso fermarmi, però. Non puoi fermarti. Io, dato che l'ho perso di vista, teoricamente ho perso di vista anche Crispino perché lo gli sta dando dietro. L'hai visto tu l'hai visto proiettarsi, è stata un'ombra che dal tuo cappuccio si è lanciata in avanti e l'hai visto che ha cominciato a zampettare in mezzo ai passanti. Allora io nel caso faccio una cosa. Primo vicolo che vedo, centro dentro. Un ponte, che vicoli vuoi trovare? Effettivamente siamo su un cazzo di ponte. Oh no. Oh no. A parte sul pezzo in cui siamo noi, c'è qualcuno? Oppure sono dall'altra parte della strada? Tu sei su uno dei marciapiedi. La strada è visitata da
percorsa da dei passanti. Ci sono alcuni passanti, ma sono umani. No, no, si chiedevo se ero a vista di questi passanti potevano guardarmi. I passanti che sono davanti a te stanno, allora, quelli del tuo marciapiede stanno guardando davanti a loro. Dov'è che è sparito Crispino? Quelli dietro? Quelli dietro? Non... Aspetta, fammi sopra sotto. Sempre sotto. Ok, tu ti guardi velocemente all'indietro, nessuno ti sta guardando. Nessuno sta guardando comunque in direzione di Crispino. Gli altri che erano dietro di te continuano i loro affari. Mentre okay, invece quindi... quelli dall'altro marciapiede, che hanno visto letteralmente una persona buttarsi giù dal ponte, stanno guardando giù dal ponte. Domanda. Quindi chi sta guardando Crispino? Non ho capito. Crispino lo stanno guardando quelle persone che l'hanno notato, che stanno davanti ad Arwan. Però Arwan non lo sta guardando nessuno. E ok, se non mi sta guardando nessuno, Arwan non c'è più, c'è un falco. Se non mi sta guardando nessuno. Bene, sei un falco. E adesso lo stronzo salgo in alto e voglio provare a seguirlo dall'alto. Va bene. Che l'ho perso di vista... in quella stando a terra, però dall'alto. Tu ti sei trasformato in un falco, oh, quindi in un rapace. Falco. Dunque, ok, vai con passo 48. Minchia. Passo 48. Il passo dei falchi. Sì. Senti. Tirami sta dietro, o un'agilità o un'atletica, e se fai, cioè, oppure un percezione, quello che falco. Allora, agilità c'ha di 8, c'ha un di 8. Qual è il più alto che ha? Il più alto che ha è percezione di 10. E vado no, tra agilità e... No, dicevo, posso tirare direttamente per raggiungerlo? Puoi no, tirare... Non... Allora, in realtà dovrei facciamo tirare... così, visto che si tratta di semplicemente correre dietro, facciamo che fai 48 di base, perché appunto, in 16 secondi tu fai 48 e mi tiri il... Percezione per provarlo. No, il dado di correre, che in questo caso, visto che il tuo pasto è 3, mi tiri un di 4. Il mio passo è 3, non... Allora, non quando voli, quando voli il tuo passo è 48, ma comunque il tuo dato di correre si riferisce al tuo passo normale. Ok. Quindi 48 e... 48? 3. Ecco, hai fatto 51, la raggiungi. Sta non credo nemmeno bassasti. E diciamo che se anche bastava solo anche il 48, non li fa 48 lui. In 16 ma secondi tu ti alzi in volo e la riprendi subito. E lì Crispino ci sta saltellando dietro come un forsennato. E allora faccio lo sgargiullo, cioè mi metto supero. Perché immagino che con 51 ce la faccio a superarlo. Vai, lo superi tranquillamente. Mi metto sul lampione e provo a guardarlo in faccia. E poi continuo a rincorrerlo quando mi passa. Okay. Tanto ormai la felpa non ce l'ha più. Tu vedi questa persona, sta correndo, ha la felpa distrutta dagli artigli di Caino. Dietro c'ha Crispino, che continua a saltellargli dietro. Lo vedi da come corre che è stanca questa persona, non è distrutta, è quasi senza fiato. Tu semplicemente passi oltre, ti appoggi su un lampione, come hai detto tu, e aspetti che arrivi. Proprio quando è sotto di te, si ferma, ansimando, alza la testa,
e vedi che è una ragazza. Gran scoperta. E com'è? Allora, è una ragazzina gracilina, addirittura direste dal viso abbastanza smunto, come se non mangiasse da tanto. Capelli castani, lunghi, cioè medio lunghi, che arrivano sulle spalle, e occhi castani scuri. Ovviamente non posso riferirvelo. È umana o no? All'apparenza è umana. Attenzione che vi do il l'art tipo e... tutto. Che infatti tutto questo è rimasto a Eloise. Mm-hmm. Non c'entra niente, poraccia. Sempre con noi, nei nostri cuori, non è vero. Non in quelli di... non... E neanche di Umbris, credo. No. Assolutamente. Buonanotte, Vendetta. Che sta andando. E allora, molto banalmente, le atterro sulla spalla. Gli atterri sulla spalla. La sua reazione è che non appena le atterri sulla spalla, lei guarda e fa e si butta da un lato. E io riprendo a volare, però rimango lì senza fare assolutamente niente. Sono lì e basta. Lei ricomincia a correre. Tutto coglione, io la cego. No. Riprendo io a volare, le arrivo allora vicino. E a voce bassa, perché io posso anche parlare quando sono un animale. Incredibile. Madonna, cettone. Esatto. E le dico, mi manda Benjamin. Lei... a queste parole si ferma. No, veramente. Chi sei? Un suo amico, e mi sa che pensavamo entrambi che fossimo la persona sbagliata. E mi guardo intorno, c'è qualcuno? C'è... mi sopra sotto ci sono un paio di persone. Ok, sti cazzi, tanto sono lì. Mi vado a terra e faccio finta di beccare qualcosa per terra mentre parlo. Lei si accovaccia mentre si dà un'occhiata oltre la spalla per vedere se c'è ancora qualcuno. Crispino, tu che cosa stai facendo? Io cerco di, non so, visto che mi hanno visto, di entrare un po' in furtività e magari mettermi in un angolino un po' più scuro, modo di seguire sempre loro, ma non in mezzo alla strada. Ok, fammi un furtività. Ho capito che sei fermata. Furtività. Un successo. No. Vabbè. Decisamente passare no. Passare da questa a quella di prima. Mi hai fatto quanto? Un successo. Un 4, un successo, ok. Tu vedi che si è fermata. Ti accosti ad un edificio di vicino, dietro una grondaia che sparisce sotto il marciapiede, e lì sei nascosto, nessun problema. Ti ascolto, ma sto un po' più lontano. Quindi perché Benjamin ti ha mandato? Perché... no, non è successo niente. Stiamo solamente cercando informazioni su tutto questo casino e
aveva detto che potevamo venire, che ha detto di dirti che doveva scambiarti due parole. Immagino tu sappia qualcosa, non lo so. Sta di fatto che ci sembravi tu e quell'altro, quello che era con te, un po' troppo sospetti, e quindi pensavamo foste voi le persone che stavamo cercando. Come voi pensavate che l'altro tizio con me? Quale altro tizio con me? Un altro tizio incappucciato. Quello che avete che hanno attaccato dall'altra parte della strada? Sì. Non era con me. Ah, oh. Meno male. Io pensavo che lo stesse attaccando. Io non. No, no. È tutto un grosso malinteso. Possiamo andare da qualche parte così smetto di essere un uccello? Ok. Casa mia. È già così, bruciamo le tappe. Quanti ne ha? Aspetta. Mi sembra piccina. Fermi. È gravissimo. E rewind. Torniamo ad Umbris e al suo possibile pasto molto tardivo. Al suo possibile pasto. Paro già lo stomaco per vomitare. Secondo me quel tizio si chiama Tino. Se posso. Tino lo spuntino. Se posso. Se posso. Appena noto che dopo aver fallito malamente ad afferrare la ragazzina, appena noto che l'altro si è buttato in acqua di suo, manco faccio caso al fatto che della gente si era accorta di Crispino. Io mi lascio, anch'io inizio a volare, passo sotto al ponte per poi cercare Umbris e semplicemente dirgli: non lo mangiare, può essere utile, dobbiamo interrogarlo. Peccato che io sto sott'acqua, quindi non ti sento. È sott'acqua. Mi sono avvicinato il più possibile alla superficie, comunque. Ok. Ci provo. Si parla dell'acqua, non sento niente. Se vuoi provare a capire se riesci a sentirlo, perché comunque ricordiamo, sott'acqua i suoni viaggiano più velocemente, però dipende se riesci a sentirlo distorta la voce. Sono anche un po' vattati a merda. No, io ho dei vantaggi in acqua, ne ho troppi di vantaggi in acqua. Io sento benissimo in acqua. Ah, ok, perfetto. Ma in questo momento mi sa che è l'Umbris anziano che non vuole sentire. È l'Umbris affamato. No, è una cosa è sott'acqua, una cosa è sopra l'acqua. Io sono sotto, lui sopra, quindi faccio fatica a sentire il sopra. E a seconda di quello che succede sotto non penso di capire che c'è Caino sopra di me. Ha sentito, mangiatelo tutto. No. Sunny, visto che io ho una vista perfetta sott'acqua, quando arriva il tizio, cosa vedo? Tu vedi che la superficie dell'acqua viene infranta da questo tizio. Cade in acqua, bollicine, e comincia, subito dopo essersi buttato, comincia a nuotare verso il basso. Come nuota? Nuota a stile rana. Ok, io in questo momento ho tolto il mio travestimento e nuoto con la mia coda, quindi sono un siluro. Proprio lo raggiungo subito. Vai, quanto c'hai di passo? E provo a prendere. Di passo, e il mio passo è normale anche sotto l'acqua, fammi vedere. Ragazzi, si vede il passo di merda. 6. Ok. Quanto... E tu hai fatto 6? Sì, io ho 6 di base. Ok, allora lo rincorro sott'acqua. Ti sta seminando. Io ho fatto un tiro.
tu sei veloce, lo stai rincorrendo, è il tuo elemento naturale, ma lui sta andando sempre più a fondo. Vedo delle bolle. No. Un altro sirenide. No, perché si vede. Vabbè, l'armatura si però. Vede, no, si vede quando un sirenide respira perché le bolle lo stesso escono dalle branchie. Poche, ma ne escono lo stesso. Quindi lui sta respirando in questo momento, branchie o non branchie? Non lo sai. Niente, vuol dire che accelero il passo e lo inseguo. Allora, voglio almeno muovergli la gamba. Allora, vuoi correre? Voglio fare una cosa. Tirami il tuo dado di correre. Tu quanto c'hai di passo? Passo c'ho 6. C'hai un D6 allora. Tirami un D6. Ops. Mi scusi, ho sbagliato. Per quale stracazzo di motivo qui? No, giusto, okay, è 10 pollici. No, no, ho sbagliato. No, 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 è così, è perfetto. Ok. Quello è il tuo dado di correre. Vuol dire che hai fatto... fatto 6 normale, 4. Ma comunque non ci riesci a raggiungerlo. Se vuoi correre, devi fare di nuovo così. Ma quanto è profondo sto fiume, tra l'altro? Madonna. Luigi. Ok, tanto... in realtà neanche tanto, visto che i detriti lo hanno fatto abbassare il livello dell'acqua. Ho studiato. Quindi sì, dovremmo già essere nel fondo dell'acqua, nel lato del fiume, sì, in questo momento. Sì, ma comunque lui sta nuotando per allontanarsi il più possibile. Però tirami un altro correre. Per quale cacchio di motivo fai questo così? Dai, computer. Quindi tiro un normalissimo di SEO. Porca puttana. Non lo dirmi. Ok, che... quindi sono 7. No. Ci sei. L'hai raggiunto. L'ho preso. L'hai raggiunto. Oh, no. Oh, ok. Quello che voglio fare, tu hai sempre detto che è un'armatura, no? Sì. Ok. È prenderlo dall'armatura, proprio dietro qua al collo. E in realtà neanche fermarlo, però aggrapparmi. Ok, contrapposto di forza. Vamo là, signorina. Attacco dovresti... Successo. Un successo. Lo tieni. Dove credi di andare, giovanotto? Non ti risponde. Fa per girarsi verso di te, vedi lo stesso schermo nero. E comincia a dimenarsi. Ok. È tempo di mettere in atto l'arma segreta di Umbris. Ovvero, prendo un braccio, glielo metto dietro la schiena e cerco di attaccargli alla spalla. Facendo leva. Oh! Oh! Martial art, signori, arti marziali. Esatto. Arti marziali, che bello. E questo è il potere di Umbris. L'arte marziale. Vai, tira, esatto. Tira. Dimmi i dadi, signorita. Mi devi tirare se fai martial art, combattimento. E poi... Ok. I Benny si ricaricano. Voglio vedere cosa fa. Per il momento ce l'ho in pugno. L'hai bloccato. E tu adesso mi devi tirare i danni, però. Ok. Quanti dannini devo fare, cara mia?
Beh, la tua forza più, se fai a mani nude, un D4. Quindi, forza e un D4 normale. Per un totale di? È un per un 7. Totale di? No, 7 no, più 3. È la tua forza quant'è? Ah, mi scusi. È un D8, mi scusi, tengo il... è un D8, mi tengo il 3, no, okay, il 3 del D4. Hai 8 più 3, quindi le hai fatto 11 danni, quindi... 7. È tempo di rispondere, ragazzino. Tu gli hai fatto questo, questo bloccaggio, e proprio quando li... Tu sai che gli hai fatto male, hai sentito il suono vattato dell'osso che si è dislocato dalla scapola. E in quel momento vedi delle bollicine fuoriuscire dallo schermo nero che è il suo cappuccio. Dallo schermo nero, quindi o ha le branchie sul collo o non ha branchie. Il tuo cappuccio. Non fai in tempo a farlo. Che senso? Incide. Esplode. Si autosacrifica. Si fa più forte. Beh, resisto alla corrente, non faccio ogni giorno. Sta diventando molto forte. Tolgo il cappuccio lo stesso, non me ne frega niente. Mi devi fare una prova però, perché questa corrente è talmente forte che ti sta spingendo via. Sono un mostro marino, combatto queste cose sempre. Che tiro devo fare per togliere il cappuccio? Allora, per resistere e fare quello che vuoi fare, mi devi fare un o agilità o forza. Forza. Forza, perché il dado è più alto. E beh, che direbbi? Alziamo lo sculo. Alziamo lo sculo, signori. Ai, al tour. Io progetto le cose. 8, io cerco di fare del momento. Al volo così. Ma qui, cazzo. Arwen, praticamente Maumero ha preso, ha sacrificato il suo sculo e l'ha spartito tra tutti a quanto pare. Oggi sì, oggi serviva sì. Questo. È stato generoso, è stato generoso. Chat, qualcuno mi può dire per cortesia? Noi. Siamo rimasti noi? Perché a me da 5 persone, quindi mi anche sa a che me siamo da 5, solo sì. Noi. Mannaggia, ragazzi. Sono 11. Mannaggia. Siamo 11 sculi. Siamo 11 sculi. Signori, quindi la corrente è forte. Ah, yeah. Tu sai che ti sta per trascinare via. È innaturale. Tu hai visto parecchie tipi di correnti. Tu sai resistere alle correnti forti. Tu vieni dal mare. Ma questa corrente sembra proprio quasi cosciente del fatto che sei tu la persona da trascinare via. Si senti venire spinto, la corrente che ti preme sullo sterno, e tu fai in tempo a prendere il cappuccio e tirarlo giù. Riesce a intravedere una carnagione mulatta e dei capelli rosa prima di venire trascinato via. Non e una voce fisica. E una voce riecheggia tutta attorno a te. Oh no, ricominciamo con quella bastarda. Come osi? Che cazzo ha detto? Come
Oh, sì. Perfetto. Il cacciatore non lascia mai la propria preda. Ci vedremo tu ancora, ragazzino. Non sei un cacciatore. Tu qui sei la mia preda. E senti la corrente. E senti la corrente che ti spinge sempre più forte verso le verso il fondo del torrente. Guardo torrente, il fiume, scusate, il torrente. sono abituata al bisagno al Polcevera, scusatemi. Abituata al bisagno al Polcevera. Quanto è lontano uno dei piloni del ponte? Quanto è lontano uno dei piloni del ponte? Ce l'hai a pochi metri. Praticamente a 5 distanze. Ma aspetta, Caino sta guardando la scena. Quindi sta vedendo che sta... Lui... Allora, il Tamici è molto scuro. Non riesce a vedere quello che sta succedendo. Perché il Tamigi è 20 metri, quindi... molto famoso per essere estremamente pieno di schifo. Porto. Io mi dirò metropoli. Ok. Visto che sono sotto il ponte, vicino a un pilone, quello che faccio è usare la forza bruca e tirarmi... e arrampicarmi fin sopra l'acqua. E casualmente sopra c'è Caino. Tu vuoi fare una prova per riuscire di forza a risalire la corrente? Sì, mi spinge verso il basso, io uso il muro per andare su. Anzi, se riesco poi a... No, vado su e basta. Vai Teddeo. Va bene, fammi una prova di forza. Ho ancora un ultimo Benny. Dai. Lo tengo. Che non serve. Ce la fai. Direi. Ce la fai. Esco fuori dall'acqua e vedo Caino. E appena lo vedo gli dico: giovane, ricordati, capelli rosa, pelle mulatta, ricordatelo. Memorizzato, tranquillo. Io mi abbasso, essenzialmente raso a livello dell'acqua, essenzialmente. Stai lontano. Ok, non mi riallontano, allora. Volevo darti una mano. Mi guardo giusto intorno per capire perché così tanto... Senti qualcosa che si avvicina, uno spostamento d'acqua che si avvicina verso i tuoi piedi, Umbris. Dalla mia posizione, quanto è lontana la riva? Dalla tua posizione, diciamo che sono 8 distanze. Tradotto? Devi fare un... se vuoi correre mentre nuoti, devi farmi almeno 8. Per riuscire a raggiungere già sei, la riva. Quindi devi fare 2 sul dado. Esatto. Let's do this. Vediamo in te, vai. Sì, ho ancora un Benny, devo farcela. Esatto, nel dubbio c'è un Benny, per fare 2. Ok. Quindi ritiro il Disseo. Disseo? Sì. 2. Preciso. Ce l'ha fatto. 2 precisi. Ragazzi, scena. Nuoti con tutta la forza che le tue membra vecchie e stanche ti riescono a dare. Senti attorno a te l'acqua che ti vortica attorno. Anzi, ti rendi conto in pochissimo tempo che non è che semplicemente l'acqua attorno a te sembra vorticarti attorno e cercare di trascinarti più al centro del fiume.
c'è letteralmente un vortice dietro di te. Interessante. Direi che si vede anche di un po', eh? Sì. Un mucchio di gente si affaccia per vedere quello che sta succedendo. Tu nuoti e fai appena in tempo a raggiungere la riva, uscire dall'acqua, girarti e vedere una specie di piccolo maelstrom che si è formato nel pieno del Tamigi. Stanno guardando il mulinello, vero? Sì. Le persone. Stanno guardando. Ok, torno subito umano. Sei tornato umano. La gente sta guardando il mulinello che a poco alla volta sparisce. Io mi riavvicino ad Umbris. Ti faccio un tiro. Un momento. Vai, fai pure. Chi ce l'hai? No, andate pure, continuate pure. Ah, ok. Io mi avvicino ad Umbris stavolta. Ok, intanto sto andando via dall'acqua. Mi sto allontanando dall'acqua. È la cosa preoccupante. Esatto. Che diamine era? Possiamo dire che quella persona lì controllava l'acqua e cercava di tenermi in basso. Non è stato facile. Ne parliamo meglio in un posto un po' più riservato. Sì, decisamente. Vado a cercare gli altri. Volo verso l'alto, cercando a visione periferica di vedere dove si trova Arwan o Crispino comunque. O anche solo Calypso è lì che si sta confondendo fra la folla in questo momento. Calypso, tu hai visto la stessa cosa che hanno visto le altre persone attorno a te. Semplicemente questa persona si è buttata in acqua e dopo pochi minuti un mulinello d'acqua si è andato a formare nel pieno del Tamigi per poi richiudersi come se nulla fosse successo. Allora, visto che non vedo gli altri, essenzialmente, mi avvicino verso Calypso, mi metto accanto alla ringhiera, appoggiandomi sopra la ringhiera. Sai dove sono gli altri? Mi guardo attorno. E immagino non che l'unico qua. Che vedo è Umbris, quindi... Sì, cerco sono... di capire. Mi sto allontanando dall'acqua, però sono lì. Voi che siete dall'alto... Se volete potete farmi un percezione. Ah, ma io faccio una cosa stupidissima. Scusami, chiamo Arwan. E non ti rispondo, sono un falco. Il cliente da lei chiama Arwan, è molto raggiungibile. Vabbè, vicino al teatro? Io faccio percezione. O sempre sul ponte? Voi siete con la ragazza che avete trovato, voi non siete nella scena. Siamo imboscati. Se ci sta portando a casa. Voi non avete visto nulla di tutto questo. Hai fatto un 5. No, tu non vedi niente. Posso usare un Benny volendo. Ne ho ancora uno. Vai. Dai. Percezione. Sperando che vada meglio. Decisamente no, ho fatto lo stesso tiro, quindi... 5.
Tu non vedi niente. Niente, Benny. No. Se Calypso vuole fare un tiro di percezione, può farlo. Perché lei è comunque sul. Ok. Sul ponte. Calypso vede. Calypso vede. Proprio ragione. Oggettivo. Calypso. Dai punti di vista, perché Crespino è in stealth. Calypso era stata una delle prime persone ad affacciarsi alla ringhiera, al parapetto del ponte. Quindi sei in una posizione che ti favorisce. Tu vedi il mulinello sparire e noti, poco più avanti, qualcuno che esce dall'acqua e che zoppicando risale le scale che portano al fiume e sparire tra la folla. No, non lo faccio sparire, lo raggiungo. Col cazzo che sparisce. È dall'altra parte. Arrivi? Non è lo... okay. Allora, se questo è il nostro ponte, tu lo vedi, vedi un'ombra che esce fuori dall'acqua, però che si sta dirigendo dall'altro ponte, da un altro dei ponti. Ma un piccione che può volare. Però io non l'ho visto. Ma glielo può dire, non è che... Sì, sì. Però se non lo fa, semplicemente il figuro. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe it too. E però, se non vuole ti lancio. No, parto all'istante. Appena lo vedo anch'io, parto all'istante. Però stavolta, reduce dal fallimento prima con la felpa, non lo carico. Voglio solo vedere dove sta. Voglio sfruttare le ombre e il mio manto scuro per comunque non farmi vedere. O comunque riuscire a seguirlo, allora, a pedinarlo senza farmi vedere. Mi fai il tuo manto scuro. Mi fai una agilità. Agilità, dove diamine sta? Ah, ok, l'abilità qua sopra. Non ho nemmeno più Benny, quindi... Prova lo spacca. Io l'ho chiamato il manto scuro. Scuro ero chiede i dadi danno. Allora, voi dovete smettere di rompermi la campagna. Noi ci abbiamo da finire questa sessione. Devi finirla tu. Cioè, falla finire con un plot twist. Adesso, proprio ora. Esatto. E chiudi proprio così come fa qualcuno ogni tanto. Si gira. Anzi no, cambiate idea. Questo è il titolo da live. Sculoero chiede i dadi danno, per forza. No, basta. No. Culo, si chiama una sculo. Anzi, sarà i danni. Ok. Sì. Ok, tu lo segui. Ha di nuovo il cappuccio in testa, ma lo riesce a riconoscere facilmente perché la sua spalla è... logata, lo si nota. Si tiene il braccio ferito e zoppica tra le e zoppica tra la gente. E tu lo segui soltanto in silenzio, senza fare niente, e lo vedi, lo segui e procede, va verso la Torre di Londra e lo vedi entrare in una strana torretta in mezzo alla strada. Ok, quindi prossimi acquisti dei panetti di C4, che abbiamo delle demolizioni da fare. No! No, basta! Basta! Basta, non potete! È Londra, cazzo! Avete già creato un mulinello in mezzo al... Non ho creato, lo ha creato.
E Sunny, ti ricordo che è un tuo NPC. L'hai creato te, il mulinello. Quindi... le uniche persone che Giulia Filati potevano riconoscere che erano con Arwan al momento non sono presenti nella zona, quindi... Esatto. Sto lavorando per loro. Torniamo ai nostri amici insieme alla ragazza misteriosa. Ma dire che possiamo in realtà anche finire. Esatto, finiamola qui. Finiamo... Sì. La fin... sì. Volete finirla qui? Sì, sì, sì. Mi sembra un buon punto dove finire una sessione. Poi per l'inciuccio nella casa della ragazza dopo. Io registro. Non è un inciuccio. Non è un inciuccio, maiale. Diciamo che le cose private devono restare private, no? Maiale. Non si fa così. Io. In realtà animale lo è. Poi. Sì. Allora, è lei che l'ha invitato. Aspetta, appunto, eh. Appunto, cioè, scusatemi. Ok. Signori, alla prossima. Ed esplose la torre di Londra così a caso. Ed esplose la torre di Londra così de botto, senza senso. Così come sono esplosi oggi i nostri dadi. Allora, Sunny, questa live si deve chiamare Sculo 12. Anche, Sculo 12. Sì. Abbiamo... Sì, Sculo 12 o... Sculero chiede da di Mulinelli? Aspetta, no, un momento. Muli no. Sculi. Sculo? Muli Sculo Sculinelli. E... Sculinelli. Sculinelli. Perfetto. Sculinelli, signori e signore, questa è stata... La seconda puntata de Tre Alberi. Non mi aspettavo niente di meno. La Puzzle Master! Yeah! Che bello! Hai ricordato una cosa, cari spettatori di Sunny. Nel GDR il crimine paga sempre. Non è vero! Cosa stai insegnando alle giovani menti? Non è vero! Nel GDR. Cosa dice lei? No! Abbiamo. Bambini, non delinquenti in maniera. Furto di informazioni. Sunny, non è importante i bambini. Tanto questa qua è VM18. Qua bambini non ce ne sono. Violenza sui minori se la ragazzina là è minore. No! Non sta succedendo! Non è vero, non è vero. No, allora, no, non conta perché è stato un animale a fare violenza sul minore nel caso, quindi... Giuriamo la situazione. Oh, e niente, ragazzuoli. No. Ragazzuoli, grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti quelli che hanno followato, tutti che sono rimasti con noi fino all'ultimo, ignorando il fatto che per un bel po' di tempo i nostri giocatori si sono messi a danzare con questi qui che stavano fermi in mezzo ad un ponte. E ringrazio tutti. Dobbiamo far attaccarli. Buonanotte a tutti, ragazzi. Buona serata. Ci ritroviamo per la terza sessione il prossimo mercoledì. Salutiamo anche il fratello di Loki che saluta. Ciao! E niente. Alla prossima. Vi voglio tantissimo bene. Ci vediamo domani per altre cose. Ciao ciao!